Stamattina c'era la corsa, avete visto, e quindi il pubblico di Como comincerà ad arrivare dopo le 12. E allora noi saremo più in avanti. Però andiamo avanti lo stesso. Vi ho già detto del confronto che ha una peculiarità. I progetti che vengono presentati, anche per quanto riguarda i primi due relatori delle ONG presenti, quindi ACRA e Manitese, sono collegati a interventi cofinanziati dalla Fondazione Carico, infatti interverrà. Quindi c'è anche questa specifica, diciamo, caratteristica nel bando appunto comunità resilienti, quindi per questo che la resilienza è, diciamo, la cornice comune. Allora, noi abbiamo previsto sul piano, diciamo, della gestione della mattinata due giri di interventi, a partire da due domande che ho già inviato ai relatori, quindi ci sarà un primo giro per raccogliere le osservazioni e le risposte alla prima domanda e poi un secondo giro per la seconda domanda. Tra un giro e l'altro naturalmente accogliamo con favore gli interventi del pubblico che possono dare spunti e stimoli appunto ai relatori stessi. Allora, partiamo dalla prima domanda. Come si declina la resilienza nel vostro, la domanda era rivolta a loro, progetto e percorso di tipo particolare? Perché un'altra caratteristica, come dice il titolo del seminario, è che i progetti sono collegati a reti di, in questo caso, di economia solidale. Allora, io tento di fare, come dire, una prima osservazione rispetto a come la resilienza possa collegarsi ai percorsi di rete. Poi facciamo presentare anche la signora. E parto da alcune definizioni. Innanzitutto rispetto a cosa sono le reti, e utilizzo come, diciamo, referenza una serie di contributi dal mio punto di vista come ricercatore molto importanti da parte di Laszlo Barabasi, che è referente di un centro dell'Università di Boston che si occupa appunto di reti complesse, che ha dato, sempre dal mio punto di vista, alcuni contributi importanti per quanto riguarda la teoria delle reti. Esiste una teoria generale delle reti di cui appunto Barabasi è uno degli esponenti più importanti, che sta proseguendo dal punto di vista della ricerca, e l'ultimo scritto apparso su Nature è proprio sul rapporto tra reti e resilienza. Quindi, diciamo, sono spunti su cui proseguire, non sono naturalmente questioni, diciamo, leggere, però per dare appunto l'idea di come anche sul piano della ricerca si stanno affrontando questi temi, ho ritenuto di riportarli. Allora, innanzitutto una prima osservazione: le reti di cui stiamo parlando, come vedremo, anche le nostre, tra virgolette, quelle di economia solidale, hanno una struttura ad hub, cioè per nodi che hanno un numero maggiore di collegamenti rispetto agli altri, sono nel contempo tele senza ragno, cioè non c'è un demiurgo che le costruisca, si strutturano per regole di auto-organizzazione, quindi vabbè, anche qui c'è una lunga letteratura scientifica sull'autopoiesi, sul modo di auto-organizzarsi di strutture reticolari come per esempio le cellule, eterorganizzazione, nel senso che lo sviluppo delle reti è condizionato dal contesto
contesto in cui queste sono insediate, inserite. E poi c'è un'altra parte citata da Barabasi, molto interessante dal punto di vista della resilienza, un altro, diciamo, elemento, un'altra regola, è quella della riorganizzazione, cioè i sistemi complessi non sono deterministici, nel senso che non hanno funzioni ferme nel tempo, statiche, sono dinamici. E uno dei modi per caratterizzare questa dinamica è la riorganizzazione, per exaptamente, exaptation è il termine, di un altro importante ricercatore, Stephen Gould, e qui ho riportato la definizione ripresa da un report del Censis nel 2009, quindi è un termine mutuato appunto dagli studi del biologo evoluzionista Stephen Gould per indicare meccanismi sociali di adattamento innovativo, importante questo, perché definisce una interpretazione della resilienza in cui l'adattamento non è passivo, ma è attivo, è proattivo, ovvero la capacità di sistemi economici e sociali di rendere visibili, arruolare nel senso di utilizzare risorse che sono disponibili ma sottoutilizzate per rimettere in moto il processo di sviluppo con nuove funzioni impreviste. Questo è interessante, cioè funzioni che nel sistema iniziale non erano utilizzate, e quindi con un'evoluzione del sistema decisamente importante dal punto di vista della resilienza, quindi della capacità dei sistemi di fare i conti con perturbazioni esterne. Nel suo ultimo scritto su Nature dice anche lo stesso Barabasi che per poter capire se una rete, se un sistema complesso, secondo la teoria delle reti, è in grado di reagire alle perturbazioni esterne, ci sono tre caratteri che lì sono brevemente richiamati, cioè la densità, no? Quindi una rete densa è quella che vedete lì disegnata, la eterogeneità, quindi il fatto che sia composta da parti eterogenee, non omogenee, e la simmetria. Sono tutte proprietà che poi hanno alle spalle naturalmente formule matematiche, ma in questo caso non ci interessano. Quindi questi sono i tre fattori chiavi che dovrebbero influenzare, secondo Barabasi, poi se volete questo articolo appunto è su uno degli ultimi numeri di Nature oppure sul sito di Barabasi, sono i tre elementi che influenzano la resilienza di un sistema rete. Allora, una rete di economia solidale, qui rappresentata, in cui quindi ci sono elementi, nodi eterogenei, no? Le botteghe del commercio eco, i gruppi di acquisto solidali, le organizzazioni della finanza etica, i bilanci di giustizia, le banche del tempo, sono tutti elementi che chi pratica le reti di economia solidale conosce, le associazioni, le ONG per l'appunto. Quindi sono dei sottonodi che hanno una serie di caratteristiche specifiche, no? Non omogenee. Sono reti che si sviluppano per hub, cioè per nodi che hanno una capacità attrattiva superiore ai nodi semplici, e sono anche dense, relativamente simmetriche. Allora, se le reti hanno queste caratteristiche, le reti di cui stiamo parlando e di cui parleranno poi i primi relatori, sarebbe possibile, se ci fosse un ambito di ricerca che se ne occupa, verificare se queste tre caratteristiche della topologia di queste reti sono
presenti e forti a tal punto di garantirne la resilienza. A grandi linee io posso dire, per un'osservazione empirica da ricercatore partecipante a queste reti, che sono resilienti. Almeno alcuni componenti di queste reti sono apertamente resilienti. E qui faccio un esempio. Che cos'è la resilienza per un gruppo di acquisto solidale? È la capacità, rispetto a un contesto appunto che conosciamo, legato al consumismo, legato a modelli proposti anche sul terreno, diciamo, della vita quotidiana non sostenibile, sono in grado di cambiare, quindi di tirar fuori da un gruppo che ha una G che denota la volontà di stare insieme, ha una S che denota l'intenzione di caratterizzare con modalità legate all'affinità, alla fiducia, alla responsabilità, il proprio sistema di relazioni. Nel portare avanti questi obiettivi cambiano. Noi abbiamo fatto una ricerca sui gas lombardi, che sono tra l'altro tanti, sono 500, sono la parte più consistente dei gas a livello nazionale, che dovrebbero essere circa 2000, e abbiamo appunto verificato come chi entra in un gas entra per lo più per migliorare, diciamo, la propria alimentazione, in particolare se sono famiglie giovani, per migliorare l'alimentazione dei propri bimbi, in genere piccoli. Nel corso dell'esperienza cambia questa adesione, che è individuale, diventa invece un pensiero collettivo in cui prevalgono come caratteristiche appunto il cambiamento di alcuni stili, non solo di consumo ma anche di relazione di vita, il rapporto con i piccoli produttori, la tutela dell'ambiente, la diciamo capacità di farsi carico di una serie di tematiche più generali, in cui la salute diventa, come dire, un portato dato per scontato. Quindi c'è questa trasformazione resiliente che influenza gli agricoltori, perché i gruppi di acquisto solidale hanno rapporti soltanto prevalentemente con agricoltori che praticano modi di coltivare la terra altri, diversi rispetto a quelli prevalenti, stimolano o dovrebbero stimolare il cambiamento resiliente degli agricoltori. L'agricoltura in crisi, l'agricoltura convenzionale consuma energie, produce gas climalteranti, non è nemmeno in grado di garantire a tutti sostenibilità, no? Perché i prezzi delle commodities vengono decisi nei borsini come quello di Boston per i cereali, quindi crisi complessiva. La resilienza in questo caso è la capacità di cambiare modo di produrre e coltivare, che è appunto una delle caratteristiche di chi tira fuori funzioni esistenti, perché l'agricoltura sostenibile di cui parliamo è quella di un tempo, quella che c'era, quella che nei saperi dei contadini, ancora degli agricoltori ancora legati alla terra, esiste, e la riorganizzazione, l'exaptation di questi agricoltori, che noi chiamiamo tradizionali, per esempio nelle nostre ricerche come Forum Cooperazione e Tecnologia, perché hanno mantenuto in qualche misura un rapporto con la terra, non sono diventati soltanto come dire promotori di profitti legati a tutto, al limite alla vendita della propria terra per dare spazio a cemento e ad asfalto, tirano fuori, ne conosciamo, li stiamo corteggiando soprattutto nel Parco Agricolo Sud Milano, tirano fuori una serie di capacità e competenze preesistenti, familiari, sono in genere agricoltori che lavorano la terra da generazioni, che ricordano, no? Ancora, noi stiamo cercando nel Parco Sud, per esempio, dopo aver favorito la realizzazione di una serie di nuove filiere
della frutta, del formaggio, del latte biologico, degli ortaggi, stiamo cercando di parlare con gli agricoltori prevalenti. Nel Parco Sud si coltiva soltanto riso e mais per alimentazione animale. Questi sono gli agricoltori, quindi se uno vuole cercare di renderli resilienti deve fare i conti. E stiamo dialogando con risicoltori che hanno ancora queste caratteristiche, hanno nel proprio diciamo passato funzioni appunto di questo genere che possono essere riattivate. Bene, questa è la prima domanda. Adesso io comincerei a dar parola appunto ai nostri resilienti risicolari presenti. Giuseppe, vuoi cominciare tu? Ho chiesto a tutti. Allora aspetta che ora facciamo parlare un altro intanto che tu piazzi le slide. L'ho chiesto a tutti, l'ho chiesto anche a lui alle 10 meno un quarto. Hai le slide? No, Infatti adesso. Le accoppiate da Rossella. Le accoppiate da Rossella. Perché non ce l'ha? Va bene. Allora Rossella, vieni tu a iniziare. Ora un primo giro di 5-7 minuti, così riusciamo a parlare tutti. Rossella Chiarella di un'associazione che chiama Supernove, di solito non è breve per farlo ricordare a tutti, fa parte anche della rete di connessa solidale della Martesana e nel contempo è uno dei datori del progetto Agroecologia della Martesana. E quindi puoi ripetere cortesemente come si chiama l'associazione? Supernove Martesana. 9-9 non è il numero, ma è 9-9 alla latina. Allora, il contesto della Martesana è un contesto da un punto di vista agricolo ben poco resiliente, cioè nel senso che siamo nella bassa pianura padana e irrigua, quindi la zona vocata fortemente alla zootecnia da latte, dove fondamentalmente la produzione dominante è il latte, perfettamente inserito nel sistema agroindustriale convenzionale. E quindi diciamo, questa cosa qui influenza fortemente anche la cultura del territorio rispetto a come viene percepita la terra. Cioè viene percepita come qualcosa di separato, il territorio viene percepito come qualcosa di separato, nessuno, semmai hai l'azienda, la grande azienda di latte di fianco, ma nessuno ha mai bevuto quel latte, no? Perché è una cosa molto distante, cioè quel latte va chissà dove, no? va a finire chissà dove. Quindi c'è questo territorio urbano che si percepisce molto separato dalla campagna circostante. La rete dei gas locali infatti ha fatto fatica a interloquire con l'agricoltura locale, fatta eccezione per pochissimi agricoltori, perché proprio non è possibile trovare prodotti di consumo quotidiano nel territorio anche vasto e molto agricolo della Martesana. E quindi veramente gli spazi verdi, soprattutto nella scarsissima valore, anche dagli stessi agricoltori, che oggi, come voi sapete, è il settore più critico, no? Quello della zootecnia da latte, è il settore più critico, non percepiscono questa agricoltura come un valore. E questo è un grande problema. La fortuna che abbiamo è che la rete locale ha intrattenuto negli ultimi 10 anni dei rapporti invece con un piccolo nucleo di agricoltori molto molto diversi, che sono dell'agricoltura biologica, fondamentalmente uno dei più grandi orticoltori biologici nella nostra zona, l'agricoltura sociale, una delle realtà storiche maggiori nella nostra zona, e agricoltura familiare, qualche
agricoltore resistente che praticamente si ostina comunque a lavorare in un certo modo. Questo è il contesto in cui ci muoviamo. Il progetto cosa vuole fare? Il pezzetto di progetto su cui noi siamo stati investiti ha l'obiettivo fondamentalmente di aggregare questi agricoltori, tra virgolette, che si può dire resilienti, perché sono quelli che stanno adattando i loro modi di produzione alle mutate condizioni. Infatti sono quelli che si vedono davanti un futuro agricolo, a differenza di quelli altri che si sentono condannati nella prospettiva del futuro agricolo. Questi invece ci investono, cioè vedono davanti un futuro, perché sono stati in grado di riorganizzarsi e di riproporsi in maniera differente con le loro produzioni. La nostra idea di partenza era quella di aggregare questi agricoltori che avevamo conosciuto in un percorso partecipativo precedente, nella cornice di Angry for Rights, che era un progetto che tendeva proprio a valorizzare i sistemi agroalimentari alternativi. Noi inizialmente volevamo aggregare questi produttori nella forma che loro ci avevano richiesto durante il processo partecipativo, che era quella del mercato agricolo, con l'idea di creare uno sbocco per quel tipo di produzione, uno sbocco commerciale, e quindi cercare di sollecitare anche gli altri produttori ad avere il coraggio di riorganizzare le proprie produzioni, che è una cosa complicatissima, perché gli investimenti necessari sarebbero veramente ingenti. Durante queste prime fasi, che da febbraio più o meno abbiamo cominciato a incontrare gli agricoltori, eccetera, eccetera, ci siamo accorti che questo processo è attrattore anche di altre fasi della produzione, cioè del sistema agroalimentare, che sono quelli della trasformazione e della distribuzione, che vogliono confrontarsi in questo processo. Di fatto ci troviamo a una decina di attori che rappresentano un po' tutto il sistema agroalimentare alternativo nelle varie fasi, e più o meno abbiamo deciso che questo tipo di cosa che metteremo insieme, questo mercato degli agricoltori, deve essere un po' una sorta di Food Council, che era la nostra base di partenza, cioè del sistema agroalimentare locale, che troverà poi la sua realizzazione in un mercato per fare un lavoro fondamentalmente culturale, cioè che è quello di far percepire il territorio, cioè le attività agricole del territorio, come qualcosa di necessario al territorio e di fortemente connesso al proprio benessere, diciamo, non solo salute ma anche sociale, a tutti gli aspetti di residenza di un sistema. Bene, proseguiamo con la domanda: cos'è la resilienza secondo le vostre esperienze, progetti e percorsi, con il percorso. Spieghiamo. Prima di parlare di Spieghi Amalia, se il filo di Giuseppe Vergani di Stretto Economia Solidale da Brianza, volevo riprendere un momento la tua introduzione. Mi sembrerebbe interessante, visto che hai parlato, come dire, a livello molto alto e formale delle reti, no? Provare a fare un'operazione prima di alcune cose Spieghi Amalia, se no non si capiscono. A zoomare un po', tu hai presentato, no? Ecco. Immaginate di essere con le slide in bianco e nero, ma in Google Maps, no? Quindi scendiamo. Il carotaggio, allora. Davide era questo livello qua, no? La rete. Che ci ha scritto le botteghe del commercio eco, il tizio, il carro. Se zoomiamo questa cosa, poi è fatta così. Ognuno di quei nodi, questo bisogna ricordarselo sempre, è una cosa fatta così, non sono persone quelle. Dentro ognuno di quei nodi c'è una struttura più complessa, e i legami, su
cui abbiamo costruito poi quel tipo di riflessione, no? Non sono tra i gruppi, ma sono così, sono tra persone. Quindi i famosi hub sono qualcuno di queste strutture più complesse che decide, bontà sua, per ragioni priori, di costruirla questa rete. Il sistema resiliente che abbiamo in mente noi è questo qui. Non è una, come dire, una rete di soggetti animati, no, che, ma sono dei gruppi localmente connotati e collocati, densi al loro interno, che si connettono tramite un'architettura complessa. Noi lavoriamo a questo livello qua, molto con Spighe Madia. Adesso vediamo, poi ci parliamo di Spighe Madia, però. Perché lì, a nostro modo di vedere, che si può esprimere quella capacità resiliente rispetto ai cambiamenti che viceversa, no, tenderebbe a rigidirsi dentro nel sistema. Ma se lavoriamo a questo livello, questa cosa bisogna anche, qui, come dire, ci lanciamo un po' in là per la discussione, però teniamolo presente, e se zoomiamo a questo livello qua, bisognerebbe tenere presente che la struttura è fatta così. Non sono pallini connessi, non sono strutture umane autoconsistenti che decidono o non decidono di collegarsi agli altri, sono entità individuali in cui la relazione di default, ed è a questo livello più profondo, più di lavoro su gruppo, che dovrebbe deformarli, esatto, in cui è questa, a mio giudizio, ciò che rende più resiliente nel complesso sistema. È questa capacità interna ai gruppi di sfumare i bisogni, i desideri e le problematiche individuali in uno spazio collettivo, microcollettivo, che ha però una capacità di azione pubblica perché si connette ad altri. Perché se rimanesse così sarebbe il gruppetto degli amici che vanno, no, a fare delle cose pregevoli. Ma il fatto che a questo livello ci sia la connessione tra problemi, risorse, desideri individuali in uno spazio microcollettivo che ha capacità di connettersi con altri, rende questo sistema resiliente e, se maturo, molto potente. Ma, Spighe Madia ha questa ambizione, di fatto, ambisce a costruire questa cosa, questo è il logo di Spighe Madia. A partire dalla condivisione locale di un bisogno che localmente non si poteva soddisfare, che è quello di pane con le caratteristiche del consumo critico. Io lo spiego a voi, molti di voi lo sanno già, ma insomma, nei gas ci si è accorti tempo fa che la cosa paradossalmente più a filiera corta, cioè il pane, va in panetteria e prende il pane, in realtà è tutto fuori di filiera corta, è tutto forte artigianale, eccetera, cose che su cui adesso non ci dobbiamo. Per realizzare questo bisogno, a partire da quei piccoli gruppi connessi in rete, si fa un salto di scala, che diventa un salto di scala qualitativo importante, perché si riesce a realizzare una filiera locale che ha determinate caratteristiche che il singolo gruppo non riuscirebbe a fare. Ed è fatta così, sono gruppi. Sono 31 gas che si connettono, 3 contadini, un mugnaio, 4 panettieri, 6 ettari di terreno prima della TERM, prima dopo ci arriviamo, 6 ettari di terreno, 120 quintali di granella, 42 euro al quintale, c'è un prezzo molto superiore a quello del mercato che consente di valorizzare la risorsa locale importante, che è la risorsa protagonista in questo aspetto, che è il lavoro contadino, che a 42 euro al quintale si riesce a conservare sul territorio, a 18 euro al quintale battuti alla borsa di cereali no, e 330 pagnotte prodotte alla settimana, un prezzo nell'ordine di 5 e qualcosa euro al chilo, che contengono una quota di sostegno per il progetto, per un pane che normalmente sul mercato ha un prezzo
piuttosto superiore, e la farina per la panificazione domestica 1,08 euro, 1,04 euro al chilo a seconda se si è bianco integrale. La rete dei gas della Brianza, partita 10 anni fa, dentro il contenitore del distretto di economia solidale della Brianza, che coglie il valore della struttura rete, no? Connette e consente di realizzare questo progetto che a 10 anni di distanza realizza questi che sono elementi che sono gli elementi di merito, cioè di connotazione concreta della nostra resilienza, se la intendiamo come esercizio della sovranità alimentare locale in un posto come la Brianza oggi, dove è difficile realizzare questo bisogno e mantenerlo nel tempo. Agricoltura biologica e sociale, quei 6 ettari che sono inseriti in un ciclo di agricoltura biologica, non per sfizio salutistico. Questo diciamocelo qua, diciamo ai nostri gruppi, l'agricoltura biologica è quella che l'unica oggi che razionalmente può consentire di utilizzare la risorsa suolo senza depauperarla. Alla fine del ciclo ha reintegrato la sua vitalità. Questa è la ragione fondamentale per cui parlare di agricoltura è parlare di agricoltura biologica. Tutela del suolo e dell'ambiente, un processo decisionale partecipato, quel tipo di strutture non sono gerarchiche, e anche per questo sono molto resilienti, perché una struttura gerarchica salta la gerarchia, spesse volte si lascia andare tutta la struttura. Le reti dense come quelle che ha illustrato Davide sono molto resistenti alla perdita di alcuni pezzi. Non è un caso che internet sia fatta così e nasca per scopi militari, si è fatta per hub e per essere resistente agli attacchi. Un prezzo trasparente, per la ragione che dicevamo prima, che cerca di spostare la catena del valore verso la campagna, partecipazione a rischio d'impresa e acquisizione più recente, perché questo modello ha favorito un apprendimento molto significativo nella rete, e molto significativo, ma che rischia di rimanere chiuso in quella rete, della ragione per cui uno degli scopi del progetto, di cui poi ci racconterà bene Giulia, è quello di provare a valorizzare questo sapere accumulato entro quella rete all'esterno, che è quella della tutela della risorsa genetica, quindi biodiversità, recupero delle sementi. Questo insieme di pratiche, di valori, è quello che noi chiamiamo sovranità alimentare locale, che lascerei per quale secondo me. Bene, Giuliana Piccolo, vado a mettere, aspetta. C'è le slide? Sì. Allora, visto che non ha le slide, dove è finito? Ah, eccolo qua, ti avevo perso un attimo. Parli prima tu, intanto così vado a ripristinare la presentazione sua. Posso salire? Prego. Questo. Sono Angelo Dubini, volontario di cortocircuito. Io tendo a parlare in specifico del progetto Agricollura, che è un progetto indicato come per nuove progetto complessivo di agricoltura, terre nuove per nutrire il futuro. È un progetto che, per quello che sto capendo, è più avanti rispetto agli altri che stanno in qualche modo arrivando e che si occupa, per quanto riguarda il mio territorio, giusto nella Valle dell'Ura, di resilienza, di attività di recupero delle terre. La premessa è che in realtà, per quanto è stato fatto su questo territorio, cioè intervento per infrastrutture piuttosto che intervento per laminazione dell'acqua e dell'ura, disponibilità di territorio, di terreni alla resilienza gliel'abbiamo dato, cioè voglio dire che in buona parte abbiamo messo questo territorio lasciando inascoltate, lasciando inutilizzate delle terre che invece
in qualche modo devono essere recuperati. Il procedimento è stato, il progetto è stato proposto da Fondazione Cariplo e i soggetti partecipanti sono il FLA, il Fondo Fondazione dell'Ambiente Lombardo, il cortocircuito, il Parco dell'Ura e la Scuola di Minoprio per quanto riguarda l'attività di istruzione e di formazione. Il progetto interessa, dovrebbe interessare a questo punto i nuovi agricoltori e viene insiste su questi territori che sono appunto all'interno del Parco dell'Ura. Cosa è successo? Il Parco dell'Ura ha recuperato in convenzione, ha recuperato una serie di terreni che erano disponibili perché di proprietà dei comuni del Consorzio Parco dell'Ura. Il Consorzio Parco dell'Ura è composto da 12 comuni e questi terreni a questo punto sono messi a disposizione di questo progetto. Complessivamente i terreni sono di dimensione di circa 12 ettari, di cui 7 immediatamente disponibili al progetto. Il progetto è sviluppato appunto con questo intento. L'intento è di potenziare la capacità del settore primario locale, cioè con la resilienza e la tutela ambientale, diffondere la cultura della produzione e del consumo di qualità e incentivare l'occupazione rurale delle giovani generazioni. Ha interessato a questo punto, l'idea era di interessare 10 nuovi agricoltori, in realtà hanno partecipato al progetto, stanno partecipando 7 di questi nuovi agricoltori che hanno presentato dei progetti. L'indicazione era presentare da parte loro dei progetti che potevano essere o meno condivisi da una commissione che doveva vedere, sviluppare questi progetti e andare a vedere se erano compatibili con l'idea, diciamo, complessiva del progetto del recupero di queste terre. L'indicazione o la disponibilità è stata data appunto da questi paesi. Le disponibilità dei terreni erano terreni che erano di piccola e di media dimensione. Sono stati analizzati questi terreni, i terreni avevano una vocazione diversa l'uno dall'altro, a seconda della disposizione, a seconda della dimensione, a seconda della qualità del terreno. Importante è stata l'analisi per quanto riguarda questo della compatibilità con certe coltivazioni, per cui si è data un'indicazione di vocazione di questi terreni e a secondo di dove sono messi, una formazione, un'indicazione di opportunità. L'analisi che è stato fatto, il controllo, la disponibilità di questi terreni qui è stata concordata anche con dei contadini, cioè si è andato a vedere per quanto riguardava appunto la praticabilità di questi progetti, considerare una grande attenzione a quelli che erano i contadini produttori locali, produttori del posto. Di conseguenza c'è stato un accordo fra il Parco dell'Ura e i contadini per collaborare allo sviluppo di questo progetto. L'altra indicazione è che i comuni proprietari di questi terreni hanno considerato questa opportunità chiedendo a questo punto una restituzione di certe attività o certe opportunità di questi terreni. In particolare è stato da parte di alcuni comuni richiesto la restituzione di questi fondi con delle attività di orticoltura per poter in qualche modo inserire quelli che sono gli orti sociali dei comuni all'interno di questa opportunità. Il bando per quanto riguarda la partecipazione a questo progetto è stato si è esaurito con appunto l'indicazione da parte dei partecipanti alla fine del mese di marzo.
e prevede una formazione in carattere percorso tecnico pratico con 48 ore in aula e 224 ore di stage. Come si è inserito cortocircuito in questo? Cortocircuito è partner di questo progetto, è stato considerato interessante da un punto di vista della propria esperienza. In particolare sono state considerate opportune la presenza di agricoltori aderenti al cortocircuito, agricoltori che sono attivi nel settore biologico, e l'altra parte di interesse di cortocircuito è la distribuzione. Cortocircuito è da tempo sul territorio con una botteghe piuttosto che mercati e da 8 anni circa è attivo come distributore di prodotti biologici o di prodotti di questi produttori locali che sono soci di cortocircuito. Appunto, l'attenzione o l'opportunità è stata considerata interessante per questo progetto e di conseguenza inserita nel progetto. Gli agricoltori che hanno potenziali agricoltori che si sono inseriti sono 10, sono scusate 7 come ho detto prima, e verranno a questo punto formati o comunque percorreranno questa attività di formazione tecnico-pratica, e le ore di stage invece le attiveranno all'interno dei produttori di cortocircuito che hanno aderito al progetto. Ecco, per quanto riguarda invece l'identità di questi terreni, la prima analisi propone a questo punto diverse culture all'interno dei terreni, appunto questa attività di resilienza o di recupero di questi terreni per cambiare quello che è la tradizionale attività agricola. Propone a questo punto delle attività di colture orticole, di cereali, di frutticoltura e di varie opportunità, così come è previsto. Si studieranno a questo punto le possibili qualità dei terreni, e si cercherà, così come è indicato, di ridurre il più possibile il consumo dei terreni, ridurre gli sprechi e la valorizzazione delle risorse produttive del territorio. Bene, chiudiamo il primo giro di interventi con Giuliana Piccolo, Fondo Cooperazione e Tecnologia. Buongiorno. Allora, il focus di questo progetto intanto è il titolo è Terra e Cibo per una comunità resiliente nell'Abbiatense. Quindi il territorio del quale parliamo, nel quale siamo inseriti, è il territorio di Abbiate Grasso. Siamo nel parco agricolo Abbiate Grasso e i comuni limitrofi, che sono circa una quindicina. È un territorio inserito nel parco agricolo Sud Milano, che, come diceva prima Davide, è una zona dove l'agricoltura è sostanzialmente è un'agricoltura convenzionale votata soprattutto alla coltivazione del riso e del mais.
Malgrado ciò ci sono alcune piccole gemme di cambiamento e ci sono quindi degli agricoltori intorno ai quali si è sviluppato questo, si è cercato di sviluppare questo progetto, che stanno cercando di cambiare, ma loro hanno una volontà di cambiare, hanno cambiato culturalmente, ma anche cercano di coltivare in maniera diversa, in maniera più sostenibile, ma purtroppo non trovano sul loro territorio le risposte, come dire, non riescono a dare sbocco ai loro prodotti. Un territorio che però, malgrado ciò, è ricco di associazioni, cioè di gruppi di persone che a loro modo praticano la resilienza e che vorrebbero trovare nel cibo una risposta, vorrebbero trovare nel cibo una risposta alla loro resilienza, ma non riescono a loro volta a colloquiare con gli agricoltori. E in ultimo poi abbiamo le pubbliche amministrazioni, che in qualche modo cercano di inserirsi in questo contesto, ma con grossa difficoltà. Ora, tutto questo per spiegare che l'idea del progetto Terra e Cibo è quello di mettere un cibo di produzione, di buona produzione, un cibo che difenda il territorio con un'agricoltura sostenibile al centro di una comunità che lo sostenga e che a sua volta sia sostenuta dal cibo, perché il cibo può produrre, anzi produce, un'economia locale circolare che vive, che sostiene il territorio. In questo contesto si inserisce appunto, adesso non so se avete capito, ho fatto un po' di, chiaramente la presentazione è esattamente l'opposto di quello che volevo in origine dire, però questo è un po' il concetto, cioè una resilienza data sul cibo, data da attori diversi che cercano di connettersi e che Forum Cooperazione con Tecnologia come capofila cerca di connettere, legandolo proprio al tema del cibo, alla produzione e all'utilizzo di questo cibo. Ora, ciò che abbiamo fatto noi finora è conoscere, perché credo che il primo punto di connessione e di resilienza sia conoscere gli attori, metterli in rete, cercare di capire quali sono i problemi di questi attori e cercare di risolverli. Quindi quello che abbiamo fatto in due momenti diversi era collegare prima di tutto gli agricoltori e parlare con gli agricoltori ed estrarre appunto le loro necessità, e successivamente, o in realtà in contemporanea, stessa cosa con le associazioni, per cui cercare di creare un collegamento diretto, un dialogo, facendo emergere appunto i vari, come dire, punti di difficoltà. Da qui possiamo far emergere dei macro temi in cui si riesce ad analizzare effettivamente il territorio di cosa ha bisogno, e la cosa più importante che si coglie è che serve un cambiamento culturale, prima di tutto per quanto riguarda gli agricoltori, che non riescono a parlarsi tra di loro, sembra banale ma così è, che non riescono a cambiare realmente la loro modalità di produrre, perché non riescono ad avere per esempio tecnici agronomi che li sostengono nel loro cambiamento. E alla stessa maniera le associazioni che vorrebbero utilizzare questo cibo non riescono ad andare dagli agricoltori, perché non c'è la possibilità di trasportare il cibo, come si dice? Logistica. Esatto, un problema di logistica, cosa che vorrebbe invece, che il progetto Terra e Cibo vorrebbe invece riuscire a superare. Basta. Bene, avete sentito il punto di vista sulla resilienza dei percorsi in cui sono inserite le reti di economia solidale che hanno parlato. Vi ricordo appunto che sia l'esperienza di cortocircuito è collegata appunto a quella del TES di Como, Forum Cooperazione e Tecnologia collegata all'esperienza del distretto rurale di economia solidale del Parco Agricolo Sud Milano, Spigenmadia d'Espri, S Martesana, economia solidale Martesana, sono diciamo reti che aderiscono
Ares Lombardia, che appunto è la rete di economia solidale della Lombardia, che è una delle due diciamo, strutture che copromuovono questo seminario. Adesso, prima di passare al secondo giro, cioè di chiedere alle ONG collegate a questi progetti che cosa ne pensano della resilienza, chiederei appunto cosa si aspetta per quanto riguarda il tema della resilienza Fondazione Cariplo, che ha finanziato appunto i quattro progetti che abbiamo illustrato, e poi dopo chiederò appunto la stessa cosa per quanto riguarda l'attività dell'osservatorio sulle pratiche della resilienza, che pure segue questi percorsi. Quindi vediamo quali sono le aspettative e le osservazioni. Allora, intanto salve a tutti, alcuni mi conoscono, altri no. Io sono Ambra Dell'Orientis di Fondazione Cariplo, lavoro nell'area ambiente della Fondazione e attualmente sono referente del bando Comunità Resilienti. Allora, diciamo che un po' quello che io vi illustrerò nel mio intervento è proprio l'impegno della Fondazione su questa tematica. Grazie. Su questa tematica. Allora, vediamo un po'. Allora, diciamo che il percorso di Fondazione su questo tema ha avuto origine nel 2014, quando è stata proposta la prima edizione del bando Comunità Resilienti. Quindi si è deciso di iniziare questo percorso, questo cammino per sostenere delle iniziative che, come vedremo, devono essere appunto finalizzate a sostenere le comunità locali. Il bando è stato proposto anche nel 2015, quindi e quest'anno è stato riproposto nella sua terza edizione. Contemporaneamente, quindi a partire dal 2014, la Fondazione ha anche proposto un percorso di capacity building su questo tema, che come vedremo è stato indirizzato alle associazioni, agli enti che come voi lavorano a diverso titolo e con diverse competenze su questa tematica. E inoltre la Fondazione attualmente sostiene, ha dato avvio e sostiene il progetto dell'osservatorio. Partiamo un attimino dallo strumento, lo strumento che ha consentito a Fondazione di appoggiare le pratiche e le progettualità che sono emerse dal territorio, come appunto le vostre, quelle che sono state appena raccontate. Il bando, che come dicevamo ha avuto la sua prima edizione nel 2014, intende proprio valorizzare e sostenere lo sviluppo di iniziative che abbiano la finalità di accrescere la resilienza delle comunità, però la resilienza a cosa? Perché il concetto è molto ampio, ovviamente. Il bando si concentra sulla resilienza delle comunità ad affrontare gli shock e le criticità territoriali di natura ambientale. Ovviamente sappiamo che poi questi shock e queste criticità hanno tantissime poi ricadute anche dal punto di vista economico, sociale, infatti non a caso poi le vostre iniziative hanno tante ricadute del territorio, però il focus del bando sono proprio le criticità ambientali. E è stato diciamo stabilito che le progettualità dovevano operare in uno, almeno uno o più ambiti di intervento indicati dal bando, cioè la cura del territorio, il benessere, la qualità della vita e la salute della comunità e, come nella maggior parte delle vostre proposte, la valorizzazione delle risorse ambientali locali e delle produzioni sostenibili. Chi può partecipare, chi ha potuto partecipare al bando? Ovviamente enti ammissibili a ricevere il contributo della Fondazione, e quindi enti no profit, privati, in partenariato obbligatorio. Qui già vediamo l'approccio di Fondazione, che ha voluto dare Fondazione a questa tematica, appunto il lavoro di rete, e quindi partenariato obbligatorio sia con altri enti del territorio che con enti istituzionali competenti, quindi il lavoro di rete. Vediamo un po' quali sono gli esiti delle prime due edizioni, per avere un'idea di quanto questo strumento abbia poi stimolato e raccolto le proposte del territorio. Vediamo in questa slide, vediamo che lo strumento ha avuto un enorme successo, nel senso una risposta notevole
dal territorio sul quale può agire Fondazione Cariplo, che è la Lombardia e le province di Novara e del Verbano, Ossola. Abbiamo ricevuto in soli 2 anni 132 proposte, che vi assicuro sono una risposta notevole. Queste 132 proposte sono state ovviamente selezionate attraverso un processo di valutazione dell'ammissibilità formale, ma anche della valutazione proprio del merito delle proposte, fino alla selezione di 26 proposte progettuali che sono state finanziate per un'erogazione complessiva di 2 milioni e 400 mila euro. Allora, in questa slide vi mostro un po' le tematiche generali. Diciamo che ogni proposta progettuale ovviamente ha tante tematiche, tanti temi molto interessanti. Questa è un'analisi abbastanza grossolana che prende diciamo, la tematica prevalente di ogni proposta. Come potete vedere, ben la metà, 13 su 26, sono proprio sul tema delle filiere agroalimentari. Stanno per iniziare nuovi incontri del programma culturale di NAO. Alle 11:30 in sala blu, come finanziare il futuro, il ruolo degli investimenti finanziari verso un futuro sostenibile. Sempre alle 11:30 in sala viola e non più in sala rossa, la presentazione del documentario Il volontariato si fa giustizia. L'incontro è previsto alle 11:30 in Arena Centrale sull'informazione come bene comune alla base di un futuro positivo è spostato in sala rossa. Grazie. Benissimo, grazie. Allora, dicevo che ben la metà delle proposte si sviluppano proprio su queste tematiche, quindi insomma, ne prendiamo atto. Diciamo che voglio fare una piccola nota. Una delle due annualità è il 2015. Expo, magari si può pensare che anche questo abbia stimolato questo tipo di iniziativa, però infatti la maggior parte, 8 quindi su 13, sono del 2015. Poi abbiamo diverse iniziative di gestione sostenibile di aree boschive, quindi cura del territorio / anche qui filiere corte, però filiere energetiche. E ben 6 progetti, quindi anche qui abbiamo una risposta importante su, e questi sono solo quelli che sono stati finanziati, quindi sono quelli stati finanziati, non abbiamo un dato invece su tutte le richieste, però vi assicuro che anche su questa tematica di richieste ne abbiamo ricevute molte. Riqualificazione e gestione condivisa di aree urbane degradate, quindi la comunità che si prende cura del territorio, proprio la scelta, la volontà di dare un ruolo a queste aree che invece attualmente risultano abbandonate e quindi degradate. E abbiamo un progetto che ha un po' una visione più ampia di valorizzazione del territorio, soprattutto a fini turistici, e 2 progettualità per la gestione del rischio idraulico. In questa slide vi do così qualche informazione su questi sono sempre progetti finanziati e la loro localizzazione nel territorio. Vediamo che ci sono alcune province che sono più rappresentate, altre di meno. Questo è, diciamo che può essere indicativo, però come dicevo c'è anche tutto un fattore di valutazione delle proposte progettuali che ha ovviamente influenzato anche la localizzazione sul territorio. Posso fare una domanda? Certo. Avete finanziato il 20% delle domande presentate? Sì. Qual è il motivo principale per cui rifiutate le domande? Allora, come dice, allora, innanzitutto il bando, come vedremo ora. Lo strumento ha un budget annuale, superato il quale non si eroga. Quindi abbiamo un budget di circa 1 milione o 1,5 milioni, quest'anno 1,3 milioni di euro. Quindi il budget, diciamo, è la prima questione.
il primo limite, fattore limitante. Le proposte vengono innanzitutto valutate dal punto di vista della ammissibilità formale, quindi la documentazione obbligatoria, eccetera. Ovviamente questa è una fase di scrematura nella quale, purtroppo, essendo un bando con scadenza, ci sono anche questi paletti, queste regole. Poi c'è tutta una fase di valutazione di merito. Il testo del bando contiene dei criteri che noi seguiamo per valutare le proposte, quindi le proposte ricevono un vero e proprio punteggio, viene fatta proprio una graduatoria e quindi ovviamente proprio una selezione. Prego. Allora, dicevo, l'edizione 2016, ormai in scadenza, martedì è l'ultimo giorno, scade alle 17, e il budget quest'anno è di 1.300.000, e gli enti potranno, come anche negli anni passati, fare, diciamo, richiesta di contributo compreso tra i 25.000 e i 120.000 euro. Il contributo di Fondazione Cariplo non può superare il 60% dei costi totali del progetto. Ovviamente il testo del bando e i criteri è tutto sono disponibili sul sito della Fondazione nella sezione dedicata ai bandi. Qui si conclude il discorso sullo strumento, sul bando. Quindi nel 2014, quando Fondazione ha iniziato ad occuparsi di questo tema proponendo il bando Comunità Resilienti, ha però iniziato anche a proporre delle iniziative di sostegno, di promozione, di approfondimento di questa tematica. E allora, nell'ambito del progetto di capacity building, cioè un progetto proprio che vuole sostenere dal punto di vista della formazione gli enti proponenti, sono stati organizzati un incontro con Rob Hopkins, che è, immagino che conosciate tutti, il cofondatore del movimento delle Transition Town, diciamo un movimento nel quale il concetto di resilienza è molto importante, quindi ci siamo confrontati con lui rispetto al loro approccio alla resilienza. Nel 2014, sempre all'interno del percorso di capacity building, è stato promosso dalla Fondazione un seminario in quattro giornate a cura dell'associazione Resilience Lab, che ha fornito ulteriori spunti di approfondimento sulla tematica. Se foste interessati a conoscere ciò che è stato sviluppato, i contenuti e i risultati di questi seminari, potete scaricare la pubblicazione Resilienza tra territorio e comunità disponibile sul sito della Fondazione. E infine concludo parlando velocemente di questo progetto, perché in realtà poi la dottoressa Pesaro interverrà parlando più nello specifico di questo progetto, dandovi ovviamente delle informazioni più dettagliate e più precise. Fondazione Cariplo ha anche fatto questo, come dicevamo, ha sostenuto un progetto coordinato dal DASTU in partenariato del Politecnico di Milano, in partenariato con il PIS del Politecnico di Torino, con il CURSA e con l'associazione Resilience Lab. Questo è un progetto che vuole proprio approfondire tutti gli aspetti, tutte le possibili declinazioni del concetto di resilienza e approfondire la conoscenza proprio di tutte le iniziative che o attraverso i bandi Cariplo, ma anche al di fuori di questo, stanno nascendo sul nostro territorio, sia lombardo ma nazionale. Come dicevo, non approfondirò le attività dell'osservatorio, vi dico solo velocemente che a gennaio 2016, nell'ambito dell'osservatorio, è stato organizzato il primo forum, che ha rappresentato proprio un punto di inizio di un percorso di networking, ed è attualmente in una fase di sviluppo anche il sito dell'osservatorio, nel quale saranno disponibili diversi contenuti, strumenti, e saranno mappate, georeferenziate e mappate le iniziative, sia quelle proposte appunto come le vostre all'interno del bando Comunità Resilienti, ma anche tutte quelle iniziative che l'osservatorio mapperà a
al di fuori appunto del bando Carlo. Vi ringrazio. Bene. Allora diamo la parola appunto a Giulia Pesaro, che così completa la presentazione dell'osservatorio. Grazie mille. Buongiorno a tutti, sono Giulia Pesaro, sono membro dell'Osservatorio Pratiche di Resilienza con un doppio cappello perché collaboro con il DASTU del Politecnico di Milano, che è il Dipartimento di Architettura e Studi Urbani, quindi ci occupiamo sia di architettura che di urbanistica e quindi anche di tutta una serie di riflessioni e ricerche legate ultimamente in gran parte alla resilienza, alla rigenerazione urbana e anche al rapporto tra le aree rurali e le aree urbane, con moltissimi progetti di ricerca che riguardano le aree periurbane. Allo stesso tempo, come molti di noi, sono anche membro dell'associazione Resilience Lab, con cui appunto abbiamo organizzato con Fondazione Cariplo le giornate di capacity building, per formazione troppo ambizioso, relativamente al loro bando appunto capacity building. Grazie mille. Quindi mi riallaccio evidentemente al discorso appena concluso da Ambra De Laurentiis. L'azione dell'Osservatorio sulle pratiche di resilienza è tutto nell'ambito, nasce nell'ambito del bando Cariplo, bando comunità resilienti, che è arrivato a, diciamo, quest'anno alla terza edizione, quindi appunto si chiude il 10 di maggio la terza annualità, e quindi avremo poi una gamma di progetti che sarà su base triennale nel momento in cui anche quelli che sono stati, insomma, parteciperanno al bando quest'anno saranno poi selezionati. Quindi un diciamo, bacino di analisi di dati e interventi, diciamo, e progettualità molto interessante. Su questa base, con Fondazione Cariplo si è deciso di attivare questo osservatorio. Gli obiettivi dell'osservatorio sono tendenzialmente due. Il primo è proprio quello dell'osservare, quindi cercare di dare un contributo in termini di osservazione di ciò che il territorio propone dal punto di vista della progettualità. E la resilienza, abbiamo notato, è un tema affascinante perché è estremamente, noi diciamo noi ricercatori, bottom up, cioè che viene dal territorio. E noi ricercatori lo stiamo cercando di ricostruire dal punto di vista della creazione di un approccio condiviso, di una serie di elementi condivisi e di una riflessione che possa anche dare un contributo mettendo in evidenza le condizioni di fattibilità dei progetti. Perché dalle analisi che stiamo realizzando, uno degli elementi fondanti dei ragionamenti che si fanno è quello di portare prima o poi ad una stabilizzazione di questi interventi, di questi progetti che possano diventare poi anche metaprogetti, che è, diciamo così, uno degli obiettivi sicuramente di Fondazione Cariplo, che però lo fa partendo da presupposti di una fondazione bancaria che si occupa comunque di tutta una serie di elementi e di interventi sul territorio da molti punti di vista possibili. Il secondo elemento è quello del networking, cioè l'osservatorio si è dato, di comune accordo con Fondazione Cariplo, un obiettivo di networking a livello per quanto possibile nazionale. Quindi non solo i progetti di Fondazione Cariplo, ma anche progetti che potessero in qualche modo essere ricondotti, perché molto dipende anche da come i progettisti e i progetti si immaginano in termini di contributo alla resilienza. Quindi una variabilità ed una ricchezza di proposte molto ampia. Allora, nel caso lombardo, la presenza di Cariplo in qualche modo conduce a determinati esiti,
soprattutto per il fatto di essere nell'ambito, come ha spiegato, del settore ambiente, ma a livello nazionale, poi aprendo, anche a livello lombardo, ma aprendo le maglie dell'osservazione, si comprende la grande variabilità dei progetti e quindi una potenziale anche multidisciplinarietà. Osservatorio pratiche di resilienza, non mi soffermo sulla presentazione generale che Ambra ha già fatto per me, grazie, e quindi andiamo al progetto dell'osservatorio. Allora, le due premesse che ho già fatto, in realtà l'osservatorio, per rispondere alla domanda, una delle domande di Davide, è un percorso di fatto. È un percorso innanzitutto di mappatura, perché noi ricercatori abbiamo sempre questa esigenza di riconoscere i progetti, quindi mapparli fisicamente sui territori, per poi ricostruire un quadro di riferimento e trarre degli elementi che possiamo riproporre sotto forma di approcci, di strumenti, metodi e quant'altro. Quindi la mappatura per noi è un punto fondamentale. E in questo senso si sta realizzando una database che riguarda sia soprattutto ovviamente le pratiche finanziate da Fondazione Carico, ma tiene conto anche delle altre pratiche di cui parlavo e quindi anche delle attività che poi sono emerse attraverso il forum che adesso vi presenterò rapidamente. Considerando gli obiettivi, quindi abbiamo anche un percorso di tipo metodologico che per noi ha a che fare con gli strumenti per la promozione e il sostegno dei progetti per la resilienza, e un percorso culturale che vorrebbe portare un contributo in termini di ragionamento, quindi non tanto e solo delle definizioni, perché noi abbiamo bisogno di definizioni, ma proprio perché si possa fare dei passi avanti con questo concetto che è molto omnicomprensivo, però a cui noi in questa sala per esempio diamo anche degli altri contenuti. Per esempio noi associamo resilienza a sostenibilità ambientale in quest'aula, in questa stanza, e non è necessariamente così. La resilienza per esempio è uno dei concetti base delle nuove proposte in campo di sostegno psicologico e psicanalitico, quindi un concetto di adattamento ai cambiamenti che in realtà si applica ad un insieme di settori e di possibili applicazioni molto ampio, il che ci porta a dire anche che forse dovremmo valorizzare maggiormente tutti gli ambiti di ragionamento, per esempio lavorare, perché qui le pratiche hanno spiegato bene, lavorare sulla percezione del cambiamento e sul cambiamento del modo di agire. Agricoltura e cibo, terra e cibo dicevano: noi dobbiamo aiutare gli agricoltori a cambiare. Come lo facciamo? Magari dobbiamo anche scoprire quali sono dei percorsi che sostengano il cambiamento, non solo nelle pratiche ma anche nelle competenze e negli approcci di quelle che alla fine sono persone. E appunto il networking. Quindi questi per noi sono tutti percorsi, quindi sono molto aperti. Sta per iniziare in sala blu. Colgo lo spunto per dire per esempio che tutto il tema degli strumenti economici finanziari è un tema molto importante nell'ambito della resilienza. Io ho un percorso personale di ricerca molto variegato, nasco come economista ambientale all'origine e quindi sono molto sensibile anche a questi aspetti, che sono quelli degli strumenti anche economico-finanziari. Quindi la valutazione, quindi la capacità di comprendere anche come funziona il sistema che noi chiamiamo dei soggetti attuatori, di cui Fondazione Carico sicuramente è una delle punte più importanti, tra l'altro abbiamo scoperto a livello italiano direi, anche proprio per la sistematicità con cui sta agendo in questa prospettiva. E dal punto di vista anche della nuova capacità di percepire i nuovi valori, quindi non solo i nuovi lavori ma una nuova capacità di percepirli, perché noi lo diamo sempre in questo luogo, lo diamo un po' per scontato, ma in realtà i nostri progetti di resilienza si rivolgono ad un contesto estremamente più ampio. Al contrario di Ambra, che vi ha fatto vedere gli ambiti di intervento prevalenti dei due anni collegati, io ho mantenuto la differenziazione tra le due annualità,
si nota appunto come la promozione e sostegno delle filiere agroalimentari locali sia sempre più prevalente. Abbiamo perso tra il 2014 e il 2015 la valenza turistico-ambientale. Però il problema è un problema diverso, e cioè al di là della prevalenza noi possiamo immaginare dei progetti che riescano a tenere insieme molti di questi elementi. Si diceva prima, gli agricoltori hanno bisogno di sostegno dal punto di vista tecnologico. Io ho incontrato per altri motivi un agricoltore che lavora nel campo, nell'ambito del Parco delle Risaie, quindi nell'ambito del Comune di Milano, il quale usa, ha imparato ad usare un sistema satellitare per livellare la risaia in modo da ridurre, ha ridotto del 40% l'uso di acqua quando allaga la risaia. Quindi non è tanto un problema, diciamo così, di rapporto con la tecnologia o con l'attività, quanto di comprensione di come quelle attività possono diventare anche qualcos'altro. E quindi uno degli elementi che mi è venuto in mente ascoltandovi, quindi esco leggermente dalla presentazione, è il fatto che forse dobbiamo considerare attentamente i nuovi ruoli, per esempio, di tutti quegli agricoltori che stiamo considerando nelle filiere locali. La comunità europea ci sta pensando, le nuove politiche comunitarie in campo agricolo considerano il nuovo ruolo del nuovo agricoltore, tenendo conto di una serie di ruoli e funzioni, tra cui quella di manutentore del territorio, con associato un valore, quindi in termini di valori ecosistemici, di funzioni o servizi ecosistemici, ma proprio anche come guardiani della qualità territoriale, riconosciuti e da valorizzare in termini diretti. Tornando invece alle nostre attività di osservatorio, quindi il forum delle pratiche, in cui l'obiettivo è stato quello di incontrare quante più persone potevamo e mettere in evidenza quanti più progetti si poteva. Per cui una, diciamo, giornata di lavori che hanno visto sì degli interventi dal tavolo, ma soprattutto l'allestimento, come vedete, di un'area tra l'altro ospitata dall'Acquario Civico Milanese, quindi ringraziamo il Comune di Milano per questo, quindi una proposta la più ampia possibile, e in cui noi abbiamo cercato di così inserire qualche elemento già di riflessione, per esempio con l'uso di alcuni piccoli espedienti. E come vedete, in realtà le attività sono diciamo in qualche modo caratterizzate, le avevamo fatto con questi origami colorati, ma quello che ci interessava era soprattutto i colori, quindi elementi che avessero a che fare con la rigenerazione urbana, che era rappresentata dalla farfallina rossa, l'economia circolare, che erano il pesce blu, e in generale altre attività legate appunto al mercato locale, alle filiere, all'agricoltura, al cibo, che erano rappresentate con la gru verde, ma molte di queste in realtà con caratteristiche didattiche. Quindi noi abbiamo notato come ci sia una forte componente di didattica, di formazione e di capacitazione in tutti i progetti in realtà che hanno a che fare con la resilienza. Questo è uno degli elementi che tutti hanno messo in evidenza. Da quello è venuto fuori una sorta di mappa, appunto, come dicevo, noi piace mappare, che in questo momento è più rappresentativa della varietà che non di una classificazione. Non abbiamo assolutamente pensato di poter arrivare a qualche cosa di così rigido come una classificazione. Stiamo cercando, forse dopo nella discussione emergerà, appunto, di mettere in evidenza soprattutto alcuni aspetti di carattere generale che potrebbero sostenere quello che noi pensiamo sia un elemento importante, e con questo concludo, e cioè la possibilità di trovare i modi, quindi rendere più semplice fare, ma fare in modo stabile e soprattutto sistematico. Cioè il passaggio secondo noi successivo è quello di rendere sistematico quello che si fa, che sia di filiera, che sia sul cibo, che sia sulla didattica, la rigenerazione urbana. Ci sono degli elementi comunque comuni a tutto questo, e quindi renderli sistematici per noi è fondamentale, ed è in questo senso quindi che proponiamo degli strumenti che sono in fieri per costruire a nostra volta una specie di community. Grazie.
Bene, prima di iniziare il secondo giro, volevo chiedere se ci sono naturalmente vostre osservazioni, i vostri primi feedback, c'è qualche intervento da parte del pubblico presente? Tutto chiaro? Siete soddisfatti? Bene, allora andiamo avanti. Allora, il secondo giro. Come sapete, come avete visto dal titolo, questa sessione ha anche una caratteristica specifica collegata allo spirito che è stato proposto all'interno di questa fiera, cioè quello del confronto tra le esperienze e le riflessioni dell'economia solidale e un insieme di altri protagonisti, attori che collaborano o potrebbero collaborare o comunque sono disponibili a confrontarsi con queste pratiche. Per quanto ci riguarda, noi abbiamo chiesto appunto un confronto in particolare con le organizzazioni non governative che hanno esperienze consolidate di percorsi di sovranità alimentare soprattutto nel sud del mondo, ma che propongono, intervengono su questo tema anche sul nostro territorio. È un confronto che è stato avviato anche all'interno di Expo dei Popoli, quindi la struttura che ha organizzato il Forum dei Popoli in rapporto appunto con Expo 2015, e è un confronto che adesso sta proseguendo proprio sulla territorializzazione, no, dei percorsi di sovranità alimentare. Allora, due delle ONG che interverranno sono collegate a due dei quattro progetti che abbiamo prima sentito illustrare, e poi ci sarà appunto un terzo intervento di ActionAid. Quindi diamo la parola prima a Giacomo Petitti di Mani Tese, che vi dirà quello che pensa della sovranità alimentare. Grazie, un attimo che prendo le mie slide. Allora, intanto io sono Giacomo Petitti, buongiorno a tutti, sono responsabile di educazione e formazione di Mani Tese, un'ONG milanese che, come spiegava prima Davide, fa cooperazione internazionale per lo sviluppo nei paesi del sud del mondo, ma anche un settore che lavora in Italia e in Europa su quello che chiamiamo l'ambito dell'educazione formale, quindi nelle scuole con gli insegnanti, e da qualche anno e sempre di più nell'ambito di quella che chiamiamo invece educazione informale, cioè la facilitazione di reti, di comunità, di persone che si mettono insieme per cercare di creare un cambiamento. Quindi che cosa c'entra un ONG con tutto quello di cui abbiamo parlato fino ad oggi? C'entra per questo, perché un ONG, le ONG, alcune ONG milanesi e lombarde hanno una capacità progettuale, hanno una capacità di mettere a sistema persone e relazioni, e sempre di più hanno sviluppato una capacità anche di facilitazione di percorsi di reti territoriali. Questo è quello che noi abbiamo sperimentato, in particolare con un progetto europeo che abbiamo fatto insieme ad ACRA, che parlerà poi di noi, più di me. Questo progetto si chiamava Hungry for Rights ed era proprio un progetto che cercava di mettere insieme diversi soggetti che hanno a che fare con il cibo per costruire un cambiamento, per promuovere dei sistemi agroalimentari alternativi, cioè per cercare di andare oltre le dinamiche classiche, insomma, che voi conoscete della grande distribuzione, e costruire la resilienza attraverso percorsi che erano un pochino più vicini. Ecco, allora, chi ha parlato prima di me ha già messo a fuoco molto e molto bene quelle che sono le caratteristiche principali di questo tipo di progetti, che sono sostanzialmente le caratteristiche delle reti e delle reti sociali, delle reti di individui, di associazioni che di questi temi si occupano, e le caratteristiche dell'agricoltura, di un'agricoltura diversa che si pone in supporto a sistemi nuovi che cercano di ricreare un'economia che si chiude, un'economia circolare che facilita davvero la costruzione di relazioni diverse. Ora, a me interessa mettere, io di formazione sono un animatore sociale più che altro, quindi se posso fare una cosa rispetto a quello che è stato già detto, posso aggiungere un punto che riguarda
riguarda questa, questa parte qui. Il progetto di cui Maritese è capofila e su cui stiamo mettendo grosso impegno è un progetto che ci è stato approvato da Fondazione Carico sul bando Comunità Resilienti dello scorso anno, si chiama Agro, il suo titolo è molto altisonante, Agroecologia in Martesana. Allora, adesso non mi metto a fare la, la descrizione di che cos'è l'agroecologia, perché di fatto non, dare una definizione sarebbe difficilissimo, insomma stiamo parlando di più che un concetto, un modo di vivere, ecco, l'agroecologia. Se dovessi descriverla, ci pensavo stamattina a come poterla dire in un modo semplice che riassuma in poche parole un concetto che in realtà è molto olistico e molto complesso. Io vi direi questo: l'agroecologia per me è l'ambizione di fare dialogare fra loro le comunità e l'ambiente per il tramite dell'agricoltura. Stavo cercando un'immagine che mi desse questa idea stamattina appena sveglio. A un certo punto che è venuta questa illuminazione, ho pensato, beh, un'immagine che dà l'idea è la caffettiera. Non so, forse dalle 8 di mattina, appena sveglio c'è un'idea. Una caffettiera, dà bene l'idea dell'agroecologia secondo me, perché l'agricoltura è il filtro, l'agricoltura è quella parte che fa da collegamento tra le comunità, che sono comunità di persone, no? E quindi noi viviamo in un ambiente sempre più antropizzato e quindi siamo in un contatto con l'ambiente che modifichiamo comunque sempre, e l'ambiente di cui sempre di più e sempre più per necessità dobbiamo prendercene cura, insomma, preservarlo per noi e per le generazioni. Come può l'agroecologia essere un tramite, l'agricoltura, scusate, essere un tramite di questo? L'agricoltura è sempre stata, se ci pensate, una mediazione fra l'uomo e l'ambiente, no? Quindi il tema è veramente centrale. Come può oggi, e soprattutto come si può oggi in un territorio come quello lombardo, in una fascia come quella che abbiamo, che, su cui insiste il nostro progetto, ma anche altri progetti, che è una fascia periurbana intorno alla città di Milano, come può l'agricoltura essere davvero il tramite tra uomo e ambiente? È lì secondo me che si gioca la sfida della resilienza, cioè è lì che davvero il gioco si fa serio, nel momento in cui in un territorio fortemente antropizzato, a rischio di erosione del suolo molto alta, dove è molto più conveniente costruire che non coltivare, si riesce a promuovere dei percorsi che favoriscono un'agricoltura alternativa, che ha rapporto con le persone e che difende proprio il territorio, allora lì, secondo noi, il partenariato che ci abbiamo creduto, credo anche secondo Fondazione, perché se insomma avete visto che 13 progetti su 26 finanziati, quindi la metà di fatto riguardano questo tema, questo vuol dire che c'è un indirizzo molto chiaro, no? Quindi non solo da parte di Fondazione, e su questo magari torno dopo, ma anche da parte proprio delle comunità. Se 13 progetti sono stati su questo tema, questo vuol dire che le comunità territoriali vedono il cibo e vedono l'agricoltura come tramite per difendere il proprio territorio. Quindi non stiamo parlando di una cosa, adesso l'agroecologia è sempre, insomma, nasce da percorsi contadini più del sud del mondo, le ONG, almeno come la mia, li abbiamo incontrati di più con le reti dei progetti in Africa, in America Latina, però in realtà stiamo parlando di una cosa che è molto vicina a noi, perché è proprio il territorio che ce lo sta dicendo, quindi sono le associazioni locali che si mettono insieme, le comunità di individui che si mettono insieme per dire che attraverso il cibo, attraverso l'agricoltura possono difendere meglio ciò che hanno intorno. Quindi questo è un aspetto da tenere conto, secondo me, in modo molto forte. E poi credo che gli interventi che verranno dopo specificheranno ancora di più questa cosa. Io una cosa che, ecco, se dovessi dire tre aspetti su come oggi l'agroecologia si può fare in un territorio come quello della Martesana, senza ripetere cose che ha già detto qualcun altro, quindi focalizzandomi più sugli aspetti che valorizzano il rapporto fra le persone e le reti, io direi
Un aspetto sicuramente è quello della prossimità, cioè abbiamo bisogno di ritrovare, c'è una banalità insomma, però dirlo è importante perché poi mettiamo dei punti, abbiamo bisogno di ritrovare la prossimità nelle relazioni anche economiche. Questo è molto importante e aiuta moltissimo la resilienza, perché se voi ci pensate in questo momento il problema dei cittadini, quanto cittadini delle città, ma insomma in generale, è che non hanno nessun potere sul loro diritto al cibo. Di fatto la catena del cibo non è in mano a noi consumatori e non è nemmeno in mano ai produttori, ma è in mano a chi distribuisce il cibo per lo più. Se si fermasse la catena di distribuzione del cibo, le piattaforme logistiche che riforniscono i nostri supermercati, nel giro di 2-3 giorni noi avremmo un problema di sicurezza alimentare, vero? Cioè non è un'invenzione, no? Quindi noi non siamo sovrani assolutamente, non abbiamo in questo momento la sovranità e la possibilità di decidere su una cosa così importante come l'approvvigionamento di cibo, di cui pure tutti noi abbiamo bisogno. Valorizzare la prossimità è una pratica di resilienza, perché significa creare dei sistemi che sono più complessi, più vicini, che mettono insieme le reti, ma che sono più fluidi e si modellano meglio in relazione agli shock. Non dipendiamo più da una piattaforma logistica e dall'autostrada A8 nel mio caso, e le varie TEM per quanto riguarda la Brianza, ma invece dipendiamo da come riusciamo a ricostruire la filiera del cibo sul piano locale, e questa è una cosa. Un secondo aspetto che secondo me è molto importante, che viene spesso un po' messo da parte, però che è un po' un mio pallino, è quello della dimensione, della dimensionalità. Cioè io sono convinto che i circuiti economici che funzionano hanno delle dimensioni che non sono né troppo grandi né troppo piccoli, ed è in quella giusta misura, è in quel saper costruire un circuito che non è né chiuso di nicchia, ma nemmeno si apre a delle economie di scala troppo ampie che non sono più controllabili, che sta la capacità di creare un sistema alternativo. Questo viene spesso dimenticato, perché i sistemi economici anche alternativi o tendono a racchiudersi in se stessi per difendere i loro principi etici, oppure a volte si aprono troppo per cercare di sostenersi meglio, e quindi perdono il contatto con il territorio. L'arte di mantenere questa giusta dimensionalità, che lo dico in senso ampio, la giusta dimensionalità anche delle aziende agricole, la giusta dimensionalità dei gruppi di acquisto solidale, è la giusta dimensione delle reti stesse, che quando diventano troppo grosse è meglio che gemmino una nuova rete piuttosto che diventare enormi, è un tema che secondo me è molto importante. L'ultimo, vedete, non so, vabbè, l'ultimo secondo me su cui vorrei porre la vostra attenzione è il contribuire a creare, a costruire un senso di responsabilità collettiva dei cittadini nei confronti del luogo che abitano. Ecco, questo è proprio un concetto più da animazione sociale che non agricolo o tecnico o zootecnico, però il senso di proprietà è quello che fa sì che io sento che questo territorio mi appartiene e quindi lo voglio curare, più che senso di proprietà, chiamiamolo senso di responsabilità collettiva, lo voglio curare perché è una cosa che mi riguarda. Allora, lavorare su questo, lavorare sul senso di responsabilità collettiva, che in questo momento noi abbiamo completamente delegato, cioè noi nel momento in cui andiamo a fare la spesa al supermercato, non lo faccio anch'io, non è che non crediate che noi qua presenti in sala siamo dei supereroi degli acquisti sostenibili sempre comunque in tutti e per tutto, cioè ci capita a tutti di trovarci in delle situazioni in cui comunque siamo costretti o comunque ci conviene per qualche motivo acquistare qualche cosa dal mercato della grande distribuzione. Noi in quel momento stiamo delegando di fatto a qualcun altro di procurarci le cose di cui abbiamo bisogno, e deleghiamo anche il nostro senso di responsabilità
perché non c'è più né la persona che ci sta vendendo qualche cosa, il prodotto è un prodotto che per noi non ha una storia, non ha un territorio, non ha della gente che ci ha lavorato dietro, e quindi di fatto è un prodotto che non ha un nome. Noi compriamo cose che non hanno un nome. Nel momento in cui cominciamo a comprare cose che invece un nome ce l'hanno, allora il discorso si fa diverso, perché comincia a interessarci la cosa. E quello che stavamo spiegando prima benissimo, Rossella, Giuseppe e tutti gli altri, era proprio questo, cioè come facciamo a ridare un nome attraverso la filiera del pane, attraverso il contatto con gli agricoltori che fanno biologico. Questo prima ancora che dire, secondo me nel momento in cui esiste questo senso di responsabilità collettiva, allora esiste anche una tutela del territorio, allora esiste anche un'indicazione verso certi tipi di coltivazione e non verso altri, allora esistono varie cose, no? Però io credo che sia fondamentale. Quindi prossimità, dimensionalità, diciamo, e senso di responsabilità collettiva. Questo per me è Agroecologia Martesana oggi, è il progetto che stiamo cercando di promuovere, è un progetto molto molto ambizioso. Però noi siamo felici perché l'incontro, l'informazione come bene comune alla base di un futuro positivo previsto nell'Arena Centrale sta per cominciare nella Sala Rossa. Consiglio di andare. Nella Sala Rossa sta per cominciare l'incontro, l'informazione come bene comune alla base di un futuro positivo. Grazie. Niente, sono in chiusura. Volevo solo lanciare uno spunto che molto probabilmente poi Roberto riprenderà. Abbiamo detto prima, e abbiamo un'occasione importante qua di cui possiamo discutere, stiamo presentando tanti progetti che partono da delle sperimentazioni nel territorio per dire che la filiera del cibo e la promozione di un tipo di agricoltura diversa possono essere dei percorsi di resilienza per i territori. Abbiamo un soggetto come Fondazione Carico che si è accorta di questo, che l'ha recepito nei propri bandi e a cui ha dato un valore particolare, perché tra i temi, insomma, che ha finanziato attraverso Comunità Resilienti, questa cosa è molto presente, diciamo, è più presente delle altre, anche perché è stata presentata probabilmente di più rispetto ad altri temi. Quindi io credo che abbiamo anche un'occasione di fare un passo in più e di poter dire va bene, non restiamo le reti che dicevamo prima che si guardano così e che fanno le loro iniziative e basta, ma che cosa possiamo fare di più e meglio, visto che il bisogno è molto chiaro, è molto evidente. Se, quando viene chiesto alle reti locali come affrontarlo, rispondono in un modo molto simile. Abbiamo un soggetto come Fondazione Carico, fortunatamente in Lombardia, che è interessata a promuovere questo tipo di realtà. Dopodiché, se guardiamo i numeri, ragazzi, non è per essere impietosi, però insomma, lo sapete tutti, insomma, quali sono i numeri che fanno reali i gas e il mercato che fa oggi l'economia solidale, no? Quindi in questo momento abbiamo una dimensionalità molto piccola, quindi come facciamo a trovare quella dimensione giusta? Gli elementi ci sono, perché c'è un territorio che progetta bene, secondo me, e che fa delle buone sperimentazioni. Ci sono dei soggetti di diverso tipo che anche dal punto di vista finanziario possono dare gambe a un cambiamento. Si tratta di capire come si può fare quel piccolo salto di scala anche proprio a livello regionale per fare un passo in avanti. Quindi io vi invito un po' a ragionare su questo punto e anche a darci qualche stimolo su questo, perché credo che al di là proprio di tutte le bellezze e dei piccoli cambiamenti locali che facciamo per tenere i nostri territori più resilienti, poi è molto importante cercare di capire anche come queste pratiche le facciamo diventare replicabili in senso più ampio. Grazie. Bene, Giulia Zivieri di Accra. Allora, buongiorno a tutti. Diciamo che gran parte del perché siamo qui come ONG l'ha spiegato bene Giacomo, nel senso che anche la nostra organizzazione si occupa di cooperazione internazionale. In particolare siamo, diciamo, specializzati nelle aree rurali del sud del mondo, ma non soltanto del sud del mondo. Ci occupiamo di
l'educazione alla cittadinanza mondiale. Io in particolare sono una formatrice, quindi normalmente mi trovo a spiegare in contesti di solito di educazione formale, quindi a scuola, come mai lavoriamo anche in Italia, e quando invece spieghiamo che siamo un'organizzazione di cooperazione internazionale. E il nostro ruolo è proprio questo, quello di facilitare anche qui gli stessi fenomeni che vediamo, diciamo, a livello globale, e rendere, diciamo, più possibile consapevoli i cittadini più o meno giovani delle possibilità di cambiamento che abbiamo, anche di risposta a quelli che sono poi gli shock di cui parliamo, e di come possiamo essere protagonisti della resilienza, in particolare in ambito di sovranità alimentare, sicurezza alimentare e contesto, diciamo, in questo caso agricolo e rurale. Il progetto di cui ci occupiamo si chiama, tutto un nome bellissimo, Spighe Sostenibili, dalla filiera alla comunità, pratiche di resilienza negli ultimi campi di grano della bassa Brianza orientale. E diciamo che è l'upgrade del progetto Spiga Maria, di cui abbiamo sentito parlare poco fa, e che già era, diciamo, un esempio, una buona pratica di resilienza a livello locale, e che si è trovata in questi anni a, diciamo, a subire ulteriori shock, appunto come si accennava prima, la costruzione della TEM e quindi la mancanza proprio di alcuni di quei terreni che permettevano di coltivare, quindi iniziare il percorso della filiera del pane. Quindi l'obiettivo un po' del nostro progetto, che vede appunto Acra come capofila, il Desbri come partner e anche il comune di Agrate Brianza e il comune di Caponago come partner, sempre finanziato da Fondazione Cariplo. L'obiettivo è quello di far sì che la filiera del pane, nella visione un po' che nasce col progetto di Spighe Maria, possa proprio trovare, come diceva poco fa Giacomo, una dimensione un pochino più ampia, che ovviamente non è il grande mercato e la distribuzione a livello globale, ma che potrebbe essere quella giusta dimensione, quel giusto livello in cui il consumatore e il produttore possono incontrarsi e incontrare le esigenze comuni e costruire insieme la filiera, in modo che non sia solamente un percorso per chi fa già parte del gruppo di acquisto solidale o di chi è già, diciamo, sensibile al tema di una filiera sostenibile del pane, ma possa essere una modalità di consumo di un bene che è presente sulle tavole di tutti ogni giorno e che ha anche, diciamo, un alto valore simbolico nella nostra cultura, e possa trovare appunto uno sbocco anche commerciale e produttivo maggiore, o comunque che possa ritrovare una disponibilità di terreni, in particolare grazie a un'attività di censimento dei terreni disponibili di Agrate Brianza e di Caponago, per poter ridare, insomma, vigore a questa filiera del pane. Il progetto vuole coinvolgere appunto gruppi d'acquisto solidale come punti anche di incontro e relazione con i cittadini meno sensibili a questo argomento, in modo che possano essere coinvolti a livello anche di incontri cittadini e promozione di un tema, di una filiera sostenibile, che si possa aprire maggiormente a un pubblico più ampio. Dall'altro lato c'è appunto il lavoro più tecnico, appunto di ricerca di questi nuovi terreni, e dal punto di vista dell'inserimento nel territorio e del contatto con le istituzioni locali, anche quello di cercare di capire, al di là dell'aspetto commerciale, quindi trovare nuovi esercizi pubblici come ristoranti, pizzerie, panificatori che possano utilizzare queste farine o direttamente vendere il prodotto finito, l'idea è quella anche di riuscire a pensare se ci sono delle occasioni
in particolare la, diciamo, la nuova pubblicazione dei bandi relativi alla ristorazione scolastica o alla ristorazione collettiva, per cercare di inserire anche solo occasionalmente, in maniera diciamo anche simbolica, un pane con la filiera che porta avanti l'idea dei grani antichi o comunque della produzione, della produzione locale, anche appunto nel mondo della ristorazione collettiva. L'altro aspetto importante è che l'utilizzo di farine di grani antichi richiede una conoscenza anche da parte del panificatore di tecniche che spesso sono differenti da quelle che si utilizzano nella grande distribuzione o nella produzione più ampia, quindi l'idea anche di proporre degli aggiornamenti o dei corsi di formazione per chi si occupa già di panificazione, e allo stesso tempo proporre il mestiere di panificatore anche agli studenti che si avvicinano alle scelte, diciamo, del proprio futuro di studio, quindi in particolare gli studenti che devono fare l'orientamento scolastico per la scelta delle scuole superiori, in modo che il mestiere di panificatore sia riqualificato e possa essere anche uno sbocco che permetta agli abitanti di un territorio di intravedere la possibilità di rimanere in quel territorio facendo un mestiere che può essere proprio l'esempio di resilienza, cioè vedere nelle nuove generazioni quel ponte che permette di vedere che cosa c'era prima, che cosa ci sarà dopo, e costruire insieme la modalità di superare il cambiamento. Noi ci occupiamo appunto tanto di attività nelle scuole e pensiamo che non sia solo un lavoro di sensibilizzazione. Non ci piace che gli incontri a scuola siano solamente un informare sul fatto che esiste un certo tipo di filiera, un certo tipo di sistema economico alternativo. Questo l'abbiamo fatto per tanti anni, non lo facciamo solo noi, perché ormai sono argomenti che sono entrati anche fortunatamente nei programmi di studio, nei testi scolastici. Quello che pensiamo di poter facilitare è quello di vedere negli studenti dei cittadini attivi e creargli le occasioni di contatto con le autorità locali e i comuni, come della dimensione di quelli di Agrate o Caponago è anche facile questo incontro con l'istituzione. Pensiamo appunto che sia importante proporre esperienze concrete di partecipazione e proposte di cambiamento che possano realmente essere attivate sul territorio. Quindi uno degli aspetti che affronteremo all'interno del progetto sarà proprio costruire dei percorsi partecipati all'interno delle scuole per far sì che una parte delle proposte di risposta al cambiamento vengano direttamente dai cittadini più giovani, che spesso hanno anche le idee più originali e magari innovative, e potrebbero trovare uno sbocco nella disponibilità dei comuni e degli assessori che abbiamo incontrato finora a facilitare la realizzazione di queste proposte. Bene, allora, ultimo capitolo, quello del come le reti che hanno presentato i loro percorsi e i progetti che sono stati illustrati possono anche determinare cambiamenti nelle politiche pubbliche. Quindi il rapporto tra le pratiche che avete ascoltato e la possibile influenza nei confronti delle istituzioni. Roberto Sensi, ActionAid, introduce questo tema. È l'ultimo. Grazie Davide. Ora io non parlerò quindi di resilienza, ovviamente, non ci occupiamo di resilienza. E solo una cosa, scorro da laggiù, quindi un po' qua. Allora, io mi presento un attimo, mi chiamo Roberto Sensi e mi occupo di advocacy,
che è un po' come fare educazione informale alle istituzioni, fondamentalmente, è una maniera, per ExchangeAid. ExchangeAid è una ONG internazionale e io mi occupo in particolare di un programma che chiamiamo Programma al Cibo. Ora, noi siamo un'ONG, come diceva Davide, che nasce ovviamente con progetti di cooperazione nei paesi in via di sviluppo, nei paesi del sud, e abbiamo però negli ultimi anni aperto, come dire, un programma di lavoro anche in Italia. Ovviamente siamo, come dire, molto più indietro rispetto alle esperienze maggiormente rappresentate, però come dire, il tema fondamentale dal nostro punto di vista è quello di partire dalle esperienze per influenzare le politiche, quindi riuscire poi dalle esperienze a sintetizzare quelle che sono sostanzialmente delle raccomandazioni per i decisori politici. Ovviamente questo si può fare in vari modi, si può fare con l'advocacy, si può fare con le campagne, si può fare in tantissime modalità. Ora, io ho provato a dare un titolo che è Diritto al cibo, dalla politica del cibo alle politiche del cibo, perché di politica del cibo ormai se ne parla tantissimo, perché qualsiasi istituzione vuole avere la sua politica del cibo. Il tema di fondo è questa politica del cibo, come si trasforma poi effettivamente in politiche del cibo, e qui viene secondo me la relazione tra le pratiche e ovviamente le politiche. Vado molto veloce perché io in realtà volevo raccontarvi, ora vabbè, noi abbiamo sostanzialmente due aree di intervento in Italia, una sulle politiche del cibo territoriali partecipate e una invece un focus sul mercato istituzionale, cioè l'idea di dire se effettivamente la ristorazione collettiva è un'opportunità, come però creare questo collegamento tra territorio e ristorazione, perché è un collegamento che non è per niente scontato, non è scontato nemmeno dal punto di vista delle, come dire, della capacità di cogliere le opportunità dei territori. Però vado veloce, tanto questo non mi interessava. Allora, l'idea è di connettere pratiche alle politiche attraverso però un approccio, che è quello che noi chiamiamo l'approccio basato sui diritti. Quindi partire sostanzialmente da quello che è il diritto al cibo. Ora, anche qui, il tema del diritto al cibo è un tema politico sicuramente, perché tutti come dire, ci riferiamo, quando parliamo di sovranità alimentare, al diritto al cibo delle popolazioni. Ora, sovranità alimentare e diritto al cibo sono due concetti diversi, okay? Hanno molte sovrapposizioni. Negli ultimi anni sicuramente i percorsi di sovranità alimentare orientano quello che è l'idea di diritto al cibo, ma il diritto al cibo è una cosa molto precisa, è un diritto umano fondamentale internazionale, ok? E quindi i governi, ma anche gli enti territoriali, sono tenuti a farlo rispettare, sono quelli che in inglese si chiamano i duty bearers, ok? Ci sono quattro componenti e io le metto non tanto per fare la lezioncina, perché mi sembrano interessanti come griglia per leggere poi le politiche del cibo territoriale. Allora, una componente è quella della disponibilità di cibo, l'altra è dell'accessibilità, la terza componente è l'adeguatezza, la quarta componente è la sostenibilità. Ora, se noi andiamo a leggere le politiche del cibo e andiamo a leggere il cibo sui territori attraverso queste quattro lenti, è chiaro che noi possiamo avere, cioè possiamo avere una serie, come dire, di fotografie che ci vengono restituite diverse. Però è interessante perché è anche un modo attraverso il quale andare a leggere se gli enti territoriali e se poi gli enti, anche come dire, le istituzioni governative, effettivamente promuovono politiche orientate alla realizzazione del diritto al cibo, perché questo è un altro tema. Allora, diritto al cibo e transizione dei sistemi alimentari, che poi è un po' come dire come si trova il ponte tra il diritto e la sovranità alimentare. E qui secondo me c'è una riflessione da fare un po' a tutto campo, nel senso che riguarda da un lato andare oltre un approccio sulle politiche di sicurezza alimentare che sono quelle che fanno gli enti, cioè anche l'Unione Europea ha politiche di sicurezza alimentare, ma non la sicurezza alimentare soltanto legata al safety, cioè la, come dire, che i cibi non siano, come dire, che siano sani, che siano come dire, che non abbiano, che non siano pericolosi, ma legato proprio alla garanzia di avere cibo, come dicevi te Giacomo prima, no? Di avere cibo sempre a disposizione. Si blocca la logistica della grande distribuzione, come si mangia a Milano ad esempio. Il secondo aspetto è il cibo giusto, e sono tutta questa serie, diciamo, di esperienze, tra cui secondo me anche esperienze di economia solidale, che lavorano sostanzialmente in un approccio progressivo di miglioramento della qualità del cibo che si consuma sui territori, e come poi questo cibo è un catalizzatore di esperienze e di effetti positivi dal punto di vista ambientale, sociale ed altro. C'è un terzo percorso, che è quello di sovranità alimentare, che parte invece da una messa in discussione profonda, anche politica, dei sistemi alimentari. Allora, queste tre componenti più o meno
con accenti diversi, ovviamente coesistono nei territori dove noi agiamo con gli attori dove noi agiamo, d'accordo? La mia organizzazione io la collocherei più sul cibo giusto, ovviamente, perché ancora non è un soggetto che è in grado effettivamente di portare avanti i percorsi di solidarietà alimentare, ma anche tante esperienze di economia solidale le collocherei più che sulla parte, diciamo, perché? Perché la sovranità alimentare implica anche una messa in discussione profonda delle politiche, radicale e anche fatto in modo radicale. Allora qui è il tema delle politiche, e secondo me il tema delle politiche dell'advocacy territoriale, come dire, io lo leggo soprattutto dal punto di vista di strategie, di come andare a comporre una strategia di resilienza, ovvero anche le reti, anche le pratiche che vengono fatte nelle reti, poi la componente di, diciamo, di influenza delle politiche dà non tanto sostenibilità ma effettiva resilienza anche a questo, per raccogliere la tua provocazione che dicevi, non è solo sostenibilità la resilienza. Allora, quindi non c'è, quindi c'è il tema delle relazioni tra attori, modelli e pratiche, e questo è fondamentale, e su questo secondo me lo spazio un po' di riflessione. Tutti parlano di diritto al cibo perché tutti ormai ne parlano, il diritto al cibo è nello statuto del Comune di Torino, c'è la carta di Milano che parla del diritto al cibo, il diritto al cibo è nella food policy di Milano, tutti parlano di diritto al cibo, anche la regione Lombardia, e il caso specifico che vi volevo portare in realtà era proprio quello dell'esperienza della legge regionale sul diritto al cibo della regione Lombardia. Un ultimo aspetto, sono tre aree dove andare a misurare effettivamente, quattro aree dove andare a misurare effettivamente le politiche di diritto al cibo. La prima sono ovviamente le politiche, e qui c'è da andare proprio a scovarle, perché sono tante, non è solo quella agricola. Il secondo ovviamente sono le strategie, cioè i piani, i cambiamenti, gli obiettivi che le istituzioni si danno, ma anche noi come attori ci diamo. Poi cioè, sono i framework legali, perché effettivamente il diritto al cibo permette una giustiziabilità, quindi se c'è una violazione del diritto al cibo io posso ricorrere anche a soggetti giuridici, nazionali e internazionali, perché in qualche modo riparo questa violazione. E poi il monitoraggio. Il monitoraggio, questo è un altro elemento fondamentale. Allora, la legge regionale Lombardia sul diritto al cibo. Allora, non so quanti di voi la conoscono. Mi alzate la mano. Ok, allora la regione Lombardia ha adottato una legge a novembre del 2015 grazie a Expo, perché Expo è stato un po', come dire, il catalizzatore di buone iniziative, senza la consapevolezza delle implicazioni che queste buone iniziative hanno sul diritto al cibo. Allora, era carino perché poi in realtà quando abbiamo iniziato ci siamo messi seduti col buon Giuseppe, con l'altro Giuseppe che ho visto prima, che adesso ecco la regione dell'angolino, e con gli amici anche di Està, e abbiamo detto ma andiamo un po' a leggere, perché il titolo è figo ma lo svolgimento mica tanto. Effettivamente era un titolo, il titolo parlava di legge di riconoscimento del diritto al cibo, lo svolgimento era spreco alimentare. Già qui arriviamo al tema delle politiche. Allora, il diritto al cibo non è soltanto spreco, non è soltanto, perché accanto allo spreco c'era il tema anche dell'accesso al cibo per le fasce di popolazione più povere. Allora vedete che già qui entra nella questione il diritto, cioè il riconoscimento formale di un diritto, poi però in realtà si sostanzia nelle pratiche, nei modelli che questo diritto sostanzialmente riescono o non riescono effettivamente a realizzare. E qui entra, secondo me, il tema politico profondo delle esperienze del territorio, perché le esperienze mettono in discussione un modello. Allora il tema è come rendere questo modello un benchmark per le politiche di promozione dei diritti. Allora, il tema quindi era che cos'era? Era spreco alimentare. Noi che cosa abbiamo fatto? Abbiamo provato un po' a correggerlo. Abbiamo fatto un banalissimo percorso di influenza politica su alcuni consiglieri, ok? Una roba proprio, come dire, semplice semplice. E il risultato è stato interessante. Qui però mi viene subito la prima domandina: è stato interessante, ma in realtà noi adesso abbiamo una carta che parla di diritto al cibo, ma non abbiamo nient'altro. Cioè non abbiamo la capacità politica di fare quello che si chiama enforcement, cioè di forzare l'ente a fermare la TEM, perché lì c'è un'esperienza, perché lì c'è un territorio da tutelare, per esempio. Però emergono degli aspetti secondo me interessanti. Allora, il primo è che c'è nei principi, perché siamo riusciti a lavorare soprattutto sui principi, perché ovviamente i principi sono tutti d'accordo, poi nelle pratiche e nelle politiche no, però i principi parlano di promozione dei sistemi agroalimentari locali sostenibili, testualmente. E questo è Giuseppe De Santis in particolare, ma anche Giuseppe Vergani che hanno messo un titolo lì. Poi sono due consiglieri della regione Lombardia. Ah, sono due lobbisti. Sono due lobbisti. E,
l'intervento integrato, cioè l'approccio integrato delle politiche, e poi un ultimo, che in realtà è quello su cui poi vado velocissimo, scusa Davide, è il tema della partecipazione, lo stimolo della partecipazione dei cittadini. Come è avvenuto? È avvenuto prevedendo una consulta regionale per il diritto al cibo. Ora, le consulte sono uno strumento trito ritrito, ok? Perché c'è anche la consulta sul commercio. Il tema interessante da questo punto di vista è che la legge prevede uno spazio. Questo spazio è uno spazio dove, se andate a vedere gli obiettivi, il punto 3, si parla di contribuire alla definizione degli obiettivi e delle strategie di medio e lungo periodo della regione per promuovere, rispettare e proteggere il diritto al cibo. Si parla di facilitare l'integrazione tra le politiche e i programmi regionali, anche tramite il coordinamento interistituzionale, cioè si parla di fatto di come la regione Lombardia deve operare per orientare le sue politiche verso la promozione, la realizzazione e tutela del diritto al cibo. È un organo consultivo, però è uno spazio dove questo elemento di sintesi, di orientamento strategico si può fare. È un organo forte, è un organo che in realtà la sua legittimità, e qui un po' la domanda, la ritrova in termini di interesse. Cioè è uno spazio da occupare e da non occupare, è uno spazio dove si perde tempo e dove c'è opportunità, sicuramente è uno spazio da legittimare, ma è uno spazio anche che rischia di legittimare l'ente anche laddove in realtà poi non è conseguente. Allora, qui il tema sostanzialmente è capire come organizzare, diciamo, questa partecipazione, ovviamente di alcuni soggetti, perché la consulta prevede, è un organismo, non piace la parola, ma tanto è così, multi-stakeholder, quindi prevede tutti gli attori della filiera e non solo, anche gli attori del sistema, che non stanno sulle filiere alimentari, ma contribuiscono, stanno intorno, tipo il banco alimentare, per farne uno, che tra l'altro era una delle realtà che più voleva quella legge, ovviamente per una sistematizzazione del comparto, chiaramente. E quindi c'è chi faccia il lobby. Noi abbiamo proposto, in realtà questa è un'idea, ero preoccupato di questa slide, poi ho visto quelle altre e mi sono tranquillizzato, devo dire la verità. Allora, questa è una proposta che abbiamo fatto con un caro amico, si chiama Tommaso Ferrando, è un ricercatore che lavora a Warwick in Inghilterra, e abbiamo fatto soltanto banalmente un esercizio a tavolino per dire: ma chi potrebbe starci in questa consulta? Allora, noi abbiamo pensato a quattro tavoli fondamentalmente: un tavolo di filiera, un tavolo di società civile, un tavolo della pubblica amministrazione e un tavolo dell'università e della ricerca. Poi abbiamo provato a fare un po' la lista di quali sono i soggetti della filiera, ovviamente abbiamo distinto tra organizzazioni di categoria e piccola agricoltura contadina, cioè per noi sono due soggetti diversi perché rappresentano anche due modalità, due mondi diversi. È chiaro che questa è una proposta, perché la consulta deve essere istituita entro sei mesi dall'adozione della legge, che sono già passati. Allora, il tema qua giù diventa fondamentalmente, per concludere davvero, questo spazio, perché ce ne sono molti di spazi, ci sarà anche il council metropolitano del comune di Milano, okay? Questi spazi sono spazi di interesse dove effettivamente una parte di quella partecipazione che sul territorio avviene può strutturarsi e restituire sintesi e indirizzo, oppure no? E se sì, in realtà il nostro tema più importante è non tanto chi va al tavolo, ma la dinamica che si struttura nell'arrivare a quel tavolo, che è la parte forse più risalente, che è una dinamica effettivamente che parte dai territori e semplicemente li trova ovviamente una necessaria rappresentanza. Quindi questo è un po' il tema. Concludo soltanto velocissimo su alcune sfide, perché mi piaceva un po' lasciare anche alcuni elementi su questo tema dei diritti. La prima è, ovviamente oggi c'è ancora una mancanza di riconoscimento e volontà politica sul tema del diritto al cibo e una disconnessione tra politica e esperienze. Questa è la prima sfida grossa che tu affronti in ambito istituzionale. Okay. Si parla di filiere locali di cibo sostenibile, ma non si va a fare il collegamento col tema del consumo di suolo. L'altro è un approccio minimalista o settoriale, quindi si parla solo di spreco, si parla solo di, non si parla del sistema cibo nel suo complesso. Il terzo è l'incoerenza delle politiche, cioè le politiche non sono coerenti tra di loro. Il quarto è monitoraggio, accountability, accesso ai rimedi, quindi quando c'è una violazione come si fa? Da chi si ha giustizia? Ok? C'è il ruolo del settore privato, perché o volente o non volente lo dobbiamo considerare.
C'è il tema ovviamente dei modelli di consumo e di gestione e c'è il tema della governance inclusiva e della partecipazione, perché poi effettivamente la consulta di per sé non è, come dire, non è un, anche se è un organo deliberativo e quindi è bello perché è partecipato, ma può essere partecipato ma non partecipativo. Allora come passare da soggetti che sono partecipati a soggetti che sono partecipativi forse fa parte di una riflessione che è un minimo che deve avere un'accezione anche di resilienza. Grazie. Grazie Roberto. Noi adesso abbiamo ancora, ce la prendiamo una mezz'oretta perché il successivo seminario inizia alle 13, quindi possiamo dedicare al tema molto importante che ha introdotto Roberto qualche riflessione. Comincio io a fare una riflessione su questo tema. Allora, che poi era la seconda domanda appunto che avevo proposto di affrontare, che ha affrontato in particolare Roberto, che ha presentato come si possa collegare, come si dovrebbe collegare un insieme di esperienze, chiamiamole dal basso, pratiche, ha un percorso istituzionale peraltro già avvenuto, addirittura 6 mesi sono scaduti, la consulta non so se è stata, non è stata fatta perché i mesi sono scaduti. Bene, abbiamo la consulta del cibo metropolitano, della food policy metropolitana, diciamo il meccanismo è lo stesso. Noi come facciamo nei nostri progetti per cercare di attivare più facilmente una relazione tra pratiche e politiche? Ma il metodo che noi usiamo è quello di associare ad ogni nostro progetto una pubblica amministrazione. Ci sono i progetti che abbiamo attivato nel Parco Agricolo Sud Milano, in gran parte in collaborazione con il DESR, ma anche in collaborazione con comuni. Ogni progetto lì indicato, dal primo Buon Mercato, Corsico Sostenibile, la Casa della Sostenibilità, Orti Urbani, Ecocompatibili e via dicendo, ha come capofila un comune. Perché? Perché l'obiettivo dell'intervento è quello non solo di favorire da parte del comune iniziative specifiche di supporto e di sostegno all'obiettivo specifico che viene proposto dal progetto, ma è quello appunto di attivare politiche pubbliche sul tema che viene affrontato, che di volta in volta è appunto buon mercato, è il supporto a consumi sostenibili e ad agricoltura finalmente sostenibile nel Parco Agricolo Sud Milano, il primo progetto partito 6 anni fa che ha funzionato appunto da attivatore dei processi di conversione nel Parco Agricolo Sud Milano che prima ho citato, così per quanto riguarda gli orti e via discorrendo. Quindi questo diciamo è una possibile proposta che mi pare poi sia stata diciamo seguita anche dagli altri progetti che sono stati illustrati prima, che hanno tutti come partner delle pubbliche amministrazioni. Quindi questo a me sembra importante. In genere i partner pubblici di questi progetti sono gli assessorati all'ambiente, il che è importante da un lato, però spesso non permette l'adozione delle politiche dall'insieme dell'amministrazione, ma questo è un problema di carattere generale. Allora, quindi la risposta è questa: associare a ogni percorso sia attori e reti sociali che pubbliche amministrazione. La seconda è più difficile, è quella che richiede percorsi appunto di lungo periodo, rispetto ai quali è interessante sia il contributo che ha ricordato Giacomo per quanto riguarda le 3 caratteristiche che a suo parere questi percorsi dovrebbero avere, quindi
prossimità, dimensionalità e responsabilità collettiva. La seconda risposta è far sì che all'interno del territorio l'insieme degli attori interessati a processi di resilienza, di sostenibilità, di tutela dell'ambiente, ognuno degli attori può avere un obiettivo specifico, si facciano carico responsabilmente del futuro del proprio territorio. Questo per esempio per quanto riguarda le reti di economia solidale significa chiedere ai GAS, ai gruppi di acquisto solidale, non soltanto di acquistare prodotti più o meno locali o comunque biologici, ma si tratta di far sì che i gruppi di acquisto solidale possano contribuire a questo processo percorso verso il sistema locale di economia solidale resiliente, quindi l'assunzione di responsabilità rispetto ai processi di trasformazione necessari affinché questo avvenga, per esempio a partire dalle modifiche necessarie, come avete sentito, ai modi di coltivare prevalenti all'interno dei singoli territori. Qui è indicato anche un elemento importante di connessione tra i progetti, proprio perché almeno noi cerchiamo di avere una logica non di progetto in progetto, fini a se stesso, ma di connessione sistemica tra i diversi progetti affinché possano produrre appunto risultati più importanti. Qui sono i tre progetti su cui stiamo lavorando adesso. Uno è quello che avete sentito, Terra e Cibo. Poi abbiamo un progetto, diciamo, che si propone appunto di definire le condizioni per il passaggio a sistemi di nuova economia locale sostenibile, e poi stiamo utilizzando il percorso di capacity building con un approccio reticolare, multiattoriale, cioè capacity building nei confronti dell'insieme degli attori che vengono coinvolti negli altri due progetti, quindi con un approccio che riteniamo, diciamo, di carattere strategico e non soltanto legato all'obiettivo che il percorso di capacity building può permettere rispetto alla nostra piccola organizzazione. Riteniamo sia più importante il rapporto con l'insieme degli attori con cui abbiamo relazioni strategiche. Ultima riflessione che viene confermata da quanto diceva invece Roberto. Allora, le questioni aperte. Vabbè, abbiamo parlato di reti all'inizio, abbiamo parlato di osservatorio, di mappatura, di conoscenza delle reti, della loro topologia, abbiamo detto, per verificare quali sono i caratteri che le rendono maggiormente resilienti. Certo, conoscendo le mappe si può studiare come assemblare i diversi pezzi per costruire nuove geografie resilienti, è fondamentale. Ieri c'è stato un seminario pure interessante a cui pure ha partecipato Giuseppe Vergani, in cui il confronto è stato in quel caso con le organizzazioni del commercio equo. Ora, rispetto alla crisi che tutti vivono, si diceva ieri, ormai equo, biologico, solidale, è tutto diciamo usato da altri, non più da noi, è stato sussunto, chiamiamoli gli avversari, cioè le forze che noi volevamo contrastare, no? Il biologico c'è nella grande distribuzione organizzata, l'agricoltura biologica è agricoltura delle grandi aziende che mantengono il modello, diciamo, convenzionale dal punto di vista dell'organizzazione del lavoro e fanno agricoltura biologica, comunque un passo che migliora dal punto di vista ambientale l'agricoltura. Però appunto, che cosa si fa, cosa si può fare per cercare di fare i conti con questa crisi complessiva che quindi coinvolge gli agricoltori biologici, il commercio equo, l'economia solidale? Ma c'era uno dei capofila, uno dei fondatori dell'agricoltura biologica italiana che diceva: non basta più il marchio biologico, adesso abbiamo creato un nuovo marchio, biologico ed etico. Bene, commercio equo dice: non basta più, bisogna monitorare la produzione e i servizi del commercio equo, e quindi il ciclo e il marchio eco garantito. Noi
Pagani si diceva, ma forse è necessario anche costruire percorsi partecipati, partecipativi, in cui tutti questi attori cerchino di definire insieme quali sono i nuovi criteri che possono permettere appunto di fare un passo in avanti, di non avere soltanto diciamo marchi, riferimenti che possono essere usati da chiunque. Allora, questo significa che per costruire nuove geografie, per fare ciò che ricordava appunto Giuseppe Vergani, cioè far sì che gli hub di ogni attore possa influenzare il proprio ambito in relazione con le connessioni create con gli altri hub, che poi è una questione di carattere strategico, cioè chi viene coinvolto nelle reti di cui stiamo parlando non rappresenta se stesso e non rappresenta la propria organizzazione se non è in grado di riportare nella rete ciò che la propria organizzazione propone rispetto agli obiettivi di un progetto federatore, e nello stesso tempo se non condiziona, influenza la propria organizzazione sulla base dei risultati delle connessioni reticolari. Non è banale, una cosa è una fatica incredibile, però è ciò che rende resiliente la rete rispetto appunto alle strutture gerarchico-funzionali. Questo significa che bisogna fare i conti appunto non soltanto con le relazioni, che i link che riusciamo ad attivare, ma anche con gli attributi dei nodi, cioè le caratteristiche dinamiche dei nodi che dovrebbero appunto cambiare in relazione con il rapporto connettivo. Quindi il problema, ma questo è un problema dal punto di vista delle teorie delle reti, come dire, ricorsivo, il più importante è appunto la governance, il coordinamento, la capacità di dare orizzonte e disegno e cornice all'insieme di questi processi. La seconda questione appunto è quella del monitoraggio, perché noi abbiamo nodi nel nostro caso che fanno riferimento a principi, alcune volte anche comuni, come nel caso dell'economia solidale, commercio equo, la finanza etica, i gruppi di acquisto solidale fanno riferimento agli stessi principi, si propongono una serie di interventi che possono cambiare e influenzare appunto nel nostro caso con una cornice di resilienza il territorio. Come si misura l'impatto delle relazioni reticolari rispetto al territorio, quindi al sistema locale che si vuole influenzare e costruire, addirittura facendo sì che possa resistere ed essere resiliente rispetto alle perturbazioni del contesto? È necessario porsi anche questo problema, perché altrimenti tutto ciò che noi stiamo costruendo, che stiamo portando avanti, che stiamo proponendo appunto anche tramite interventi come quello dell'osservatorio, poi non si riesce a valutare realmente come contribuisca al cambiamento, resiliente nella declinazione della exaptation di cui abbiamo parlato stamattina. Ecco, a me sembra che queste due questioni siano importanti, su cui quindi anche i singoli progetti dovrebbero fare una riflessione per verificare come andare avanti. Mi pareva che Giuseppe avesse una seconda parte del suo intervento. Avevi una seconda parte? No, se c'è, se doveva rispondere alla domanda, se no. No, abbiamo ancora qualche minuto, se volevi completare il tuo intervento di iniziale. Chiedevi come passare dalle a influenzare le politiche. Allora, il tema era questo qua, io l'ho riassunto in due immagini rapide. Sicuramente c'è un tema di coinvolgere l'amministrazione locale, e il progetto qui Speak Sustainable è pensato esattamente per quello. Questi siamo noi. Questa è un'immagine fatta in tempi non sospetti, non è ad uso del finanziatore. 14 marzo 2009, a proposito di quello che diceva Giacomo, la cura del territorio, ecco, questi siamo noi che ci prendiamo cura dei campi di Spighe Madre. Qui l'immagine secondo me è molto efficace, perché c'è, no? Quali non sono le macchine nostre parcheggiate, questa qui è una via di grande percorrenza, e qual è il modello normale? Cioè la terra usata come luogo di attraversamento, no?
e qui c'è chi ci sta e aiuta il contadino. Allora, io credo che qui si sviluppi una densità di contenuti che rispondono esattamente a due degli obiettivi, no, di comunità resiliente: cura del territorio e benessere, qualità della vita e salute della comunità, della nostra comunità, credo che si percepisce come nostra la cosa che uno cura. Quindi Spiga e Sostenibili, il primo obiettivo, se vogliamo una forma di acceptation interessante, prende questa densità e la mette a disposizione di due amministrazioni pubbliche, no, per provare a fare politiche su questo tema, no, a partire da una sperimentazione reale fortemente radicata sul territorio, no. Il problema è un altro, che il terzo elemento, la valorizzazione delle risorse ambientali locali normalmente in uso, è questo. Questi sono gli stessi campi trasformati in tangenziale est esterna di Milano. Allora, e questa è l'idea, non me ne vogliano chi mi ha preceduto, ma io non parlerei di shock, che restituisce un'idea, come dire, naturalistica, no? Cioè è un temporale, no? La carestia. Questa è politica, queste sono scelte precise. Allora, io credo che il secondo elemento centrale su cui un progetto come il nostro e i progetti come quelli che abbiamo sentito stamattina dovrebbero fare, e in questo Roberto è stato molto preciso, lui la chiama coerenza delle politiche. Io dico dobbiamo usare queste esperienze, questi progetti, è una cosa che diciamo da tanti anni, per far intendere che intorno al tema della sovranità alimentare locale, del cibo, non si possono fare politiche di settore ma politiche di contesto. O la nostra politica guarda i contesti, ora globalità, no? E esce da politiche settoriali, che sono tutte politiche utili, interessanti, cioè l'incentivo al singolo che riconosca finalmente l'esternalità positiva dell'agricoltore va bene, no? Ma poi succede che lui si mette a fare multifunzionalità agricola e gli arriva sta roba qua. E come facciamo? Quindi io credo che il secondo elemento di riflessione su cui insistere sia proprio questo. Chiamiamola coerenza delle politiche, chiamiamola collegialità e partecipazione, chiamiamola politica di contesto. O guardiamo al territorio nel suo insieme, o se lo guardiamo dalle singole angolazioni, otteniamo poi risultati controintuitivi come questo. Il campo convertito con cura del territorio da parte di una comunità locale forte, 600 famiglie che partecipano a questa esperienza, che coinvolgono con i contadini, che abbiamo imparato reciprocamente alcune cose, che si vedono azzerare con due colpi di ben questa esperienza qua. Non è un temporale, è la scelta delle medesime amministrazioni che poi vogliono fare la legge sui diritti al cibo. O questa cosa, usiamo questi progetti per dirla, oppure rischiamo di sprecare un po' di energia. C'è qualche altra osservazione? Nel merito? Certo. A voce abbastanza alta, credo. È stato menzionato in due occasioni la necessità, sia per Spiga e Maria e poi tu, di un dimensionamento maggiore del mercato. Volevo un chiarimento su questo, chi si era occupato e perché non basta il mercato gas, o qual è la problematica dei 6 ettari che non trovano nella comunità locale assorbimento. Mi preoccupano, ecco, insomma, diciamo. Sto ragionando su 30 ettari, sono molto preoccupata. La domanda è questa, quindi qual è il vincolo della dimensione del mercato potenziale di sviluppo? Ci sono altre osservazioni domande? Grazie. Forse la mia riflessione può rispondere in parte a quest'ultima domanda, e cioè mi chiedo se in realtà sia necessario anche fare nuove alleanze con i vecchi nemici, nel senso che si è molto parlato per esempio stamattina di grande distribuzione come se fosse necessariamente l'altra parte del mondo, l'altra metà del mondo, e con cui quindi ci contrapponiamo. Secondo me la grande distribuzione può diventare un alleato. In provincia di Milano abbiamo degli esempi di superfici di grande distribuzione
che distribuiscono il riso prodotto dal distretto agricolo milanese, dal distretto riso e rame, dal parco delle risaie e via dicendo, con i marchi, con diciamo, un'indicazione di chilometro zero e quant'altro. Allora, questa è forse un'esperienza sporadica, però si può rendere più stabile. Per fare questo però, e anche questa è una riflessione che condivido come tale, rifacendomi alle riflessioni di Roberto Sensi, scusate, i nomi sono terribili, c'è secondo me un discorso da aprire con la pubblica amministrazione anche in termini di capacità di seguire un'innovazione che viene dal territorio e che è diciamo non accompagnata appunto da un'adeguata innovazione delle regole, per cui noi ci troviamo per esempio in situazioni in cui favoriamo la multifunzionalità agricola in obiettivi di bio, di nuove funzioni degli agricoltori e delle attività agricole, e poi certe attività non si possono ospitare nei fabbricati rurali. La Regione Lombardia si sta dipettendo su questo punto. Quindi in realtà c'è a volte l'incapacità del regolatore di arrivare a comprendere che c'è qualche cosa che va cambiato. E quindi mi chiedo se nelle attività di consulta e delle varie, diciamo così, dei vari luoghi del coordinamento e del ragionamento si possa cominciare anche a parlare di un nuovo modo di regolamentare qualcosa, anche uscendo dalla logica che la regola sia rendere qualcosa standard. Perché il problema delle regole che abbiamo oggi è che tendono a standardizzare qualcosa, per esempio la standardizzazione nella produzione agricola a livello di comunità europea. Non riescono a, tra virgolette, standardizzare la qualità e la varietà, e questo per me è uno dei problemi rilevanti. Ci hanno detto di chiudere, però c'è un'altra osservazione. Maurizio. Avevo pensato di non intervenire, ma il suo ultimo intervento mi ha scatenato una sede di confronto e accetto il confronto. Prego? Il punto fondamentale è proprio il concetto insito nella GDO e il tema della relazione dell'approccio fra chi ha la necessità del cibo, noi, e le modalità di distribuzione della grande distribuzione. Il problema non è alimentarsi con un cibo che non abbia un certo livello di pesticidi all'interno o che sia rispettoso solo dell'ambiente quando viene coltivato. Il tema sta proprio nella modalità di scelta e di percezione dell'individuo delle proprie necessità. La grande distribuzione organizzata organizza, oltre che la vendita dei prodotti, anche la strutturazione del desiderio dell'utenza. È questo l'elemento che va abolito ed è questa la necessità di far sì che la GDO sia sempre meno presente nelle pratiche di intermediazione per il cibo. Le pratiche di intermediazione per il cibo, coinvolgendo l'individuo nel primo livello, nella palestra base, nei fondamentali, si direbbe in senso sportivo, e della percezione delle proprie necessità, diventa la modalità con cui poi l'individuo si relaziona nelle pratiche sociali o in quelle politiche. Se non c'è libertà dell'individuo nella costruzione della propria alimentazione, scelta del cibo, non ci può essere libertà anche nei piani successivi. Maurizio Demitri, prendiamoci cura, che è la rete dei gas di Roma. Non ti hai ripresentato, ti presento io. Bene, dobbiamo chiudere. Però io volevo dare una risposta alla domanda perché forse non è stata data. Allora, parto da un'esperienza concreta. Noi nel Parco Agricolo Sud Milano abbiamo appunto favorito processi di conversione di alcuni agricoltori verso l'agricoltura biologica, a partire appunto dalla funzione che i gas, i gruppi di acquisto solidale, il distretto di economia solidale rurale, alcuni progetti come Buon Mercato hanno avuto nel favorire una nuova domanda.
Adesso però qual è il problema? No? In parte se ne è parlato per terra e cibo, che chi ha fatto queste scelte non può più solo avere come target, si dice, di riferimento i gruppi di acquisto solidale, nel senso che chi fa una scelta di conversione, per esempio come sta facendo uno degli agricoltori che stiamo supportando, verso il riso biologico di 12 ettari, 20 ettari di terreno, è chiaro che non può pensare di venderli solo ai gruppi di acquisto solidale. Quindi il problema è appunto come raccordare a scale come dire convenienti, no? Giacomo ha usato un termine molto importante, per esempio nelle pratiche dei gas, la gemmazione, no? Quando diventa troppo grande un gas, è meglio che gemmi in due gas che però si mantengono in rapporto e mantengono la massa critica necessaria per avere poi un rapporto appunto con i produttori, in ogni caso positivo dal punto di vista della domanda. Quindi è importante verificare come si possa, aumentando la scala in dimensioni giuste, poi bisognerebbe discutere quali sono, ma è un discorso diciamo più complesso, si mantengano certe caratteristiche, no? Che possono garantire comunque la sostenibilità, la qualità della produzione e la qualità della relazione, no? Importante anche questo, perché le esperienze dimostrano, poi appunto se ne può discutere e lo faremo senz'altro, però le esperienze di cui sono protagonisti le reti di economia solidale, che se per esempio all'interno di una relazione disintermediata, di rapporto diretto tra produttori e consumatori, come si dice, cioè consumatori che diventano protagonisti, si inserisce, no? Per la distribuzione della logistica un attore che non ha le stesse regole e criteri di riferimento, salta tutto, nel senso che cambia un insieme di criteri che hanno caratterizzato la relazione iniziale. Cioè se si inserisce nella distribuzione e nella logistica un attore che ha appunto le caratteristiche che ricordava adesso Maurizio, il rapporto iniziale, quello su cui si è determinata, no? La relazione tra gas e produttore cambia, perché le logiche che vengono introdotte sono completamente diverse. Per cui è importante che qualsiasi passaggio di scala per arrivare a dimensioni giuste permetta di mantenere i criteri, i valori, le relazioni con cui quel tipo di esperienza è partita. Poi naturalmente ci sono appunto i supermercati che hanno il corner del biologico, del commercio eco, è un altro discorso, poi bisogna verificare se sono discorsi che possono appunto avere relazioni e come dire connessioni. Però la cosa importante nel passaggio di scala verificare, cercare di verificare che vengano mantenuti i riferimenti iniziali. Però è un passaggio necessario, gli agricoltori con cui appunto abbiamo rapporti ci chiedono, no? Un passaggio di scala che permetta loro di vendere e distribuire i loro prodotti biologici anche al di fuori della cerchia iniziale dei gruppi di acquisto solidale. Questo è un problema non semplice da risolvere, però il rapporto con le pubbliche amministrazioni è uno dei, con l'amministrazione collettiva, è una delle modalità per andare oltre, perché se si riesce, come in alcuni comuni sta avvenendo, a inserire nei menu delle scuole diciamo, l'utilizzo di prodotti biologici e locali, noi quando interveniamo per far sì che cambino le gare d'appalto mettiamo tutti e due gli aggettivi, perché il prodotto biologico inserito in una menù di mensa può venire da una piattaforma che se ne fornisce in Argentina, è biologico, noi invece richiediamo biologici locali. Scusate, è stata credo piacevole, spero.